Signore e signori, benvenuti, benvenuti, che clima di festa qui all'Arte Investimenti, ma che clima di festa che c'è in tutta Italia ovviamente. Eh, queste trasmissioni sono le trasmissioni dedicate proprio al Grande Natale, al Grande Capodanno, vedrete qualche eh, replica eh, già nel 2018. Uh, chissà nella replica, in qualche replica che vedrete nel 2018 uh, quante opere fra quelle che vi stiamo per far vedere saranno disponibili. Sì, perché uh, come sapete eh, siamo uh, in un periodo molto particolare della nostra storia. Perché siamo in un periodo molto particolare? Perché uh, sta cambiando un po' tutto uh, ad Arte Investimenti. Uh, cambia il canale, è il canale il 137 del digitale terrestre. trecho Cambia il palinsesto perché il palinsesto diventa estremamente più ricco, più pieno, no? Eh, quindi, eh, fondamentalmente, eh, grazie al canale 137 saremo in onda dalle 17 alle 24.30, dal lunedì al venerdì, il sabato partiremo alle 14, sempre fino alle 24.30, addirittura la domenica partiremo alle 10, sempre fino alle 24.30, quindi tante giornate insieme, molto di più di prima, no? Uh, se vi ricordate all'inizio siamo partiti uh, con una trasmissione sola, c'ero io, non c'era Francesco Boni, uh, non c'era praticamente nessuno dei nostri collaboratori attuali, c'era giusto Francesca Grazioli e stop. Uh, da una trasmissione alla settimana siamo passati ad avere un canale intero sulla uh, piattaforma Sky e quello rimane, l'868, uh, e uh, mezzo canale negli orari. Importanti uh, sul digitale terrestre il canale 137. Eh, in virtù di tutto ciò, capite bene che uh, traslocare non si trasloca solamente di numerazione di canale, ma traslochiamo anche come sede. Uh, la nostra gloriosa sede di Via Meucci a Milano uh, verrà purtroppo, ahimè, lasciata e eh, ci trasferiremo nella zona. Uh, più avvezza ai canali televisivi. Uh, siamo a Sesto San Giovanni, ma fondamentalmente uh, a uh, 100 metri da Cologno Monsese, dagli studi Mediaset. No? Uh, I nostri vicini di casa sono più o meno loro proprio. Uh, insomma, tante trasmissioni. Io mi sto spettinando tutto, faccio così, ok? Una volta per tutte, come sto, Federica? Bene, bene. Dici? Anche se li hai tagliati troppo, te lo eh, giuro. Hai lo so tolto tutti i tuoi riccioli. Eh, tutte le mie fan. <ride> Due. <ride> di cui una è la mamma non è vero. e l'altra è la zia, mi dicono <ride> la stessa cosa, infatti. Infatti non mi ci ritrovo, non mi ci ritrovo con questi capelli così. Vabbè, ricresceranno. 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 Per, per la capelli... sede nuova li avrai. Tu sei pronta per il trasloco? Ni, siamo eh. un po' tutti così spaventati, eh, da questo La tua, tratto, nuova rivista però... è gigante. Sì, bellissima. Eh... E ne beneficerete voi a casa sia dal punto di vista televisivo perché eh, ovviamente ci permetterà di fare molte più trasmissioni, eh, gli studi saranno molto più grandi e poi soprattutto avrete la possibilità finalmente di venirci a trovare. Lo potete fare già adesso, lo avete già fatto in tanti, però eh, chi è venuto a trovarci è entrato in un ufficio, non in una galleria, men che meno in uno showroom, eh, in una showroom. Adesso invece finalmente potete entrare proprio in una showroom, in un posto del di un certo tipo, è chiaro che per fare tutto ciò uh, occorre tanto impegno e eh, bisognerà spostare traslocare eh, tante tante opere traslocare canale televisivo è facile, basta dirvi non guardateci più sul 129, guardateci sul 137 e finisce lì eh, traslocare di sede è evidentemente molto più impegnativo e per questo motivo eh, abbiamo uh, vi abbiamo proposto una cosa piuttosto insolita per arte investimenti, ovvero quella eh, di eh, offrirvi eh, un eh, numero crescente di opere a un prezzo eh, che eh, viene totalmente ribassato rispetto a quello che è stato il nostro prezzo iniziale. Eh, noi lo sapete, siamo sempre stati un po' contro il concetto eh, di trasmissioni sconto, eccetera, eccetera. Beh, però in questo caso, eh, a eccezione di alcune opere, certo, grazie a eccezione di alcune opere, tra poco vi svelerò quale, eh, quali, eh, invece eh, faremo in modo, vi metteremo proprio nella condizione di non poter rifiutare le nostre offerte. Perché non le potete rifiutare? Perché le nostre offerte saranno le vostre offerte. Eh, la promozione che stiamo facendo in questo periodo, e non comprende Willow, tra parentesi, è... Eh, si sviluppa proprio così. Noi vi facciamo vedere un'opera, che sia eh, l'opera di Perilli, che sia l'opera di Achille Pace, addirittura che sia l'opera di Hartung, ok? Eh, vi proponiamo un prezzo: eh, sia io in trasmissione piuttosto che Federica o Marica al centralino. Voi serenamente potete fare una controproposta. Eh, e eh, L'interesse di tutti è trovare un punto di incontro eh, che ci faccia contenti tutti quanti, in modo che eh, noi eh arriveremo al trasloco con meno opere possibile. Di contro, voi avrete la possibilità di acquisire opere a cifre eh, davvero, davvero irrisorie. Perché dico Willow no? Dico Willow no per il semplice fatto eh, che Willow costa già nulla di per sé, eh, perché eh, parliamo sempre di 1000 euro, 1200 euro, 2000 euro, 1800 euro. Eh, quindi, e poi ci sono le grandi multinazionali che gestiscono... Uh, l'immagine, il mercato di Willow uh, che hanno uh, una ferma posizione, rigida posizione per quanto riguarda i prezzi. Uh, quindi uh, per lui non sarà possibile applicare alcuno sconto, lo sapete. Uh, pensate che ormai è un anno che vi presentiamo le opere di Willow. Abbiamo cominciato alla fine del 2016 a, a presentarvi uh, le opere di Willow. E sapete, è un calcolo che facevamo l'altro giorno, sapete quante opere di Willow avete acquistato in questi 12 mesi? Eh, avete acquistato addirittura 120 opere di Willow. Beh, eh, questo vuol dire che è un artista eh, che eh, sta avendo un successo incredibile eh, sia nei vostri confronti, quindi nei confronti dei attenti collezionisti, ma anche e soprattutto eh, da parte della critica del mercato e eh, ancora di più dai musei, dai grandi musei. Infatti uh, Willow è ricercato dai più grandi musei nazionali e internazionali, eh, tant'è vero che il suo curriculum parla chiarissimo. È un artista non giovane, giovanissimo addirittura, grazie mille. Perché eh, quanti anni ha Willow, Federica? 38? 37? 37? Gli hanno dato qualcuno in più? Oddio. Uh, a 37 anni eh, e a 37 anni avere a curriculum già uh, la mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e la mostra alla Triennale di Milano, beh, eh, fatemi dire è tanta 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 e tanta roba. Allora Federica, uh, adesso spiegherò uh, quelle che sono le regole uh, del, uh, della nostra offerta. Lo dico anche a uh, Raffaella. Raffaella la nostra uh, scritta del cambio sede è valida per tutte le opere tranne quelle di Willow ok quindi fondamentalmente per mezzo set ok e che ne dici se le vediamo già tutte insieme ok ti va ci mettiamo come sfondo questa meravigliosa opera al numero 11 eh Ah, ok. La scritta arriva fra poco, ma tanto sai che eh, con Willow non vale e quindi adesso eh, ho proprio Willow alle spalle. Eh, ok? Intanto, rivediamo tutte le opere. Eh, vediamo tutte le opere a vostra disposizione quest'oggi e eh, vi spiego: tranne Willow, e i prezzi sono bassissimi, perché immaginate così ci capiamo l'opera gigantesca alle mie spalle che è quella 150-150 da museo eh, misura museale viene eh, 4.200 euro ed è quella gigantesca ma si arriva anche eh, a pagare le opere di Willow 1.200 figurati poi vi farò vedere quale eh, quindi capite che sono prezzi veramente già piccoli 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 per tutte le altre eh, Troveremo sicuramente la quadratura del cerchio e avremo grandi opere del Novecento, eh, da Giorgio De Chirico a Schiltian a Nastradone eh, e via discorrendo. Avremo grandi opere pop come Enrico Manera eh, e poi eh, ci sposteremo a quello che un tempo era il gruppo 1 e quindi ad Achille Pace. Insomma, avremo. Tante situazioni, vediamo tutte quante le opere, allora le vediamo subito tutte, dalla numero 1 che è l'opera di Renzo Vespignani, è un nudo del 1967, è un 99x69, è un inchiostro eh, su carta intelata, amici questa è un'opera che secondo me, e non credo proprio di sbagliarmi, eh, si assesta sui... 4.000, 3.009, 4.002, dai, eh, senza eh, raccontarci frottole, eh, senza giochi delle parti, questo è il prezzo di un Vespignani eh, così, no? Fate voi il prezzo. Fate voi il prezzo, uh, qualora la vostra offerta uh, fosse ritenuta valida e quindi nei limiti della decenza, questo serve solamente questo affinché la vostra offerta uh, sia ritenuta valida, l'opera diventa vostra. Stessa sorte per l'opera di Carlo Levi ed è un'opera splendida, è una 50-70, questo paesaggio che è una meraviglia assoluta eh, di Carlo Levi, è un olio su tela, no? Ed è un olio su tela eh, che noi vi abbiamo sempre proposto eh, tra i 2.008 e i 3.200 euro. Fate voi il prezzo. Fate voi il prezzo, fateci un'offerta, anche in questo caso eh, se l'offerta verrà ritenuta appena decente, eh, l'opera sarà vostra. Franco Rognoni, 1982, si intitola Paese di notte, eh, opera 28x21, eh, sempre venduta a 1600-1800 euro, fate voi il prezzo. E poi al numero 4, Giovanni Stradone. Eh, con una splendida opera del 1947 addirittura eh, opera 50x40 fate voi il prezzo noi l'abbiamo sempre proposta a 3500 euro eh, se ci offrite un qualcosa che stia comunque nell'ambito della decenza o quantomeno la rasenti benissimo l'opera diventa vostra stessa cosa anche per le opere di Schiltian ma non abbiamo due opere di Schiltian qualsiasi quest'oggi allora, una l'avete già vista eh, una o due volte, sono questi splendidi giocatori di carte. Eh, L'opera è del, degli anni 70, è datata anni 70, 24x34. L'altra, inedito assoluto, eccola qua, è del 1981, è un pochettino più grande, è un 37x30 ed è questa ultima scena. Eh, particolare come non mai, poi dopo la andremo a vedere evidentemente nei dettagli. E, beh, eh, anche per le due opere di Schiltian vale sempre lo stesso discorso. Noi le abbiamo sempre proposte a 1200 la piccola, 1700 la grande. Fate voi, fate voi, nell'ambito della decenza accetteremo la vostra offerta. Che anche una grafica come quella al numero 7 di Giorgio De Chirico sia inserita in questa promozione <ride> mi fa molta paura, ma approfittatemi: eh, approfittatemi siamo negli anni 70. Eh, è una tiratura eh, a 100 esemplari, se non sbaglio. 150 esemplari, pardon. È pubblicata a pagina 184 del mitico catalogo generale dell'opera grafica di Giorgio De Chirico, eh, edizione Bora. Okay? Eh, quindi eh, è l'opera importante col timbro a secco, con la firma eh, di pugno di Giorgio De Chirico, con il, eh, la eh, tiratura in basso a sinistra, con eh, il titolo dell'opera in basso al centro. Uh, opera uh, splendida, devo dire, classica, uh, veramente rappresentativa di Giorgio De, Ch De Chirico. Noi ve l'avete sempre proposta a 1300 euro. Anche in questo caso, mettiamo il prezzo nelle vostre mani. Fate voi, nei limiti della decenza. È chiaro: uh, scusate se ripeto spesso, nei limiti della decenza, ma uh, durante questa promozione in maniera anche simpatica ci sono arrivate offerte di 50 euro 20 euro 40 euro 90 euro 200 euro magari per opere da 10.000 euro e chiaramente <ride> ah ma come ma voi dite di fare le offerte che volete che vogliamo e poi non è vero nei limiti della decenza e questo è chiaro al numero 8 poi attenzione molti di voi dicono Uh, Federica, uh, Marica, oppure quando c'è Diego, uh, oppure quando c'è Roberto, quando c'è Francesca, uh, io non saprei cosa offrire. Allora voi fate una bella cosa, dite Federica, Marica, guarda, non mi mettere in difficoltà, non lo so, fai direttamente una cosa. Dimmi, tanto è evidente che se fate una promozione del genere, un prezzo minimo ce l'hai. È chiaro no? Dimmi direttamente il prezzo minimo, senza troppi giochi, senza, senza troppe storie. Dimmi il prezzo migliore in assoluto, eh, quello di puro realizzo che puoi farmi e via. Senza stare a eh, trattare, ritrattare, proporre, offrire e via discorrendo. Si può fare al numero 8. Guardate che opera di Enrico Manera. È un'opera un po' particolare, è un particolare perché è un'opera che eh, abbiamo venduto più di una volta. A voi, un paio di persone se ci stanno guardando eh, hanno avuto questa opera a casa. Poi, nel gioco delle permute, dei cambi eh, e via discorrendo, è tornata per due volte ad Arte Investimenti. Noi l'abbiamo sempre riaccolta eh, più che volentieri. È un retro Clint. Uh, questo uh, ritratto di Clint Eastwood alla maniera di Enrico Manera ed è un'opera del 2007, è enorme, uh, perché è alta 1,85 m addirittura. Noi abbiamo sempre chiesto un prezzo ridicolo perché il prezzo che abbiamo sempre chiesto: pensate, è di 3500 euro. Pietoso in più, la mettiamo nelle vostre mani. Stessa cosa, le due opere di Pistoletto al numero 9 abbiamo un frattale eh, più piccolo è un 54x74 ed è il mitico, eh, il mitico frattale ok il mitico frattale quindi sono pezzi unici eh, ovviamente non è che eh, scopriamo l'acqua calda dicendo sono pezzi unici i frattali ce ne sono in giro eh, certo eh, sono pezzi unici non è Evidentemente il soggetto più raro in assoluto di pistoletto, però è rappresentativo, costa poco e beh, averlo eh, in collezione fa sempre piacere. Questo, poi rosso, è veramente eh, interessante, costa pochissimo, è bello. Eh, guardate poi quello in blu, è più grande, eh, andiamolo a vedere: eccolo qua, eh, quello in blu è più grande, è gigantesco, è 60 addirittura per 140 di lunghezza. Eh, per 140 di lunghezza, è enorme! Questo frattale eh, di Michelangelo Piz Pizzoletto, Anche questo, è evidentemente, è un pezzo unico. Eh, beh, vi abbiamo sempre chiesto due soldi per questo genere di opere. Lo sapete. E in più parliamone pure al centralino. Cosa volete di più? Entriamo invece in un ambito dove questa promozione non c'è. Sai che cosa facciamo Raffa? Lascia la scritta, continuiamo con l'opera numero 18, facciamo un salto, ok? E poi con Willow facciamo un discorso a parte. Eccola qua. Eh, continuiamo allora eh, sempre all'interno nell'ambito della nostra promozione, eh, cambiamo sede, eh, suggeriteci voi il prezzo eh, nei limiti della decenza. Il numero 18, eh, l'opera di Achille Perilli, è una discesa della luce del 2004, è un 50-50 acrilico eh, su tela di Achille Perilli. Quanto vi abbiamo sempre chiesto? 4000, 4500? Quella è la cifra che abbiamo sempre chiesto, sbaglio? 4500, vero? Sì, esatto, brava Federica. Fate voi il prezzo. Fate voi il prezzo. Fate voi. Quando vi ricapita più. E poi da Achille Perilli passiamo ad Achille Pace. Opera del 2005, 40x50, con i suoi fili, quindi rappresentativa di quel tratto distintivo tipico di Achille Pace. Fate voi il prezzo. Noi per quest'opera avevamo chiesto sempre 3200 euro. Fate voi, fate voi. E chiudiamo con la firma eh, più nobile che si possa avere, ed è quella di Hans Hartung. È una splendida opera, è una litografia meravigliosa grande 100x70. Minimo minimo minimo? 1200-1300 euro. È una è fuori commercio. È una fuori commercio HC assolutamente è HC come tiratura fuori commercio. Fate voi, fate voi, eh, troviamoci a metà. Eh, noi chiediamo 950, figurati. Fate voi, vediamoci troviamoci a metà, portatevi a casa la firma di Hans Hartung. E poi leviamo ora, sì, eh, quello che è il, la nostra scritta, il nostro crawl ed entriamo nel mitico mondo di Willow. Allora, le opere di Willow partono da questa gigantesca che è alle mie spalle. Ed è la numero dov'è il mio numero? 11. 11 si intitola La mia porzione di cielo ed è un 150x150. Al numero 12, altra opera splendida, è un 100%, si intitola Tutti. Poi al numero 13, i titoli di Willow sono meravigliosi, Una fettina, questo quadro stretto e lungo di misura particolarissima. Al numero 14, Balloons, è un 80x80. Al numero 15, Crick, è l'opera più piccina, è un 40x40. Ok? Leggermente più grande, un'opera che mi fa impazzire. Si intitola Un piccolo diverbio. Eccola qua, il 50-50, lo state per vedere. Eccolo qua, il 50-50, il piccolo diverbio. E poi al numero 17, Il vuoto. Eh, opera 100% di Willow, splendida. Allora vi ricordo, amici, eh, per quanto riguarda le opere di Willow, prezzi fi fi fissi ma prezzi bassi, 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 bassi. Per quanto riguarda tutte le altre opere, fateci una proposta e saremo lieti di accettarla qualora evidentemente eh, sia una proposta nell'ambito della normalità, eh, anzi no, sotto la normalità, ma almeno eh, decente. E per decente, ve lo ripeto ancora, vuol dire che se per un quarto di solito chiediamo 1000 euro, non ci offrite 50 euro, evidentemente non ve lo potremo dare. Eh, questo è evidente. Eh, avete visto tutte le opere sono 20 e come sempre dico non, eh, non mi resta che augurare buoni affari a tutti voi eccoci eccoci qua eccoci qua eccoci qua amici sì, adesso le rivediamo tutte di nuovo. Assolutamente sì. Allora, voi chiedete quelle che sono le opere che vi interessano. Noi, io e Serena. Ti ho salutata, Serena? No. No. Hai anche il maglioncino natalizio. Brava. Io e Serena, facciamo una passeggiata. Facciamo una passeggiata a Raffaela. Benvenuta anche a te. Meglio là. Grazie. Facciamo una passeggiata insieme e eh, così possiamo vedere insieme quelle che sono le opere, no? Eh, dagli Scilti, a Chirico, a Stradone. Eh, no, oh, guardate che levi, guardate che levi. Il Rognoni, il Vespignani è da perdere la testa, un'opera così del 1963. Tutte queste opere sono a offerta libera. Dimmi. E eh, eh, come no? Siamo qua apposta? Assolutamente sì. Allora, rivediamo quali? Allora, rivediamo nei dettagli con l'ausilio della grafica, per favore. Eh, sia il Levi che lo stradone lo facciamo più che volentieri, assolutamente sì. Ditemi, ditemi se non è una meraviglia. Ditemi se non è una meraviglia l'opera di Carlo Levi. Ditemi se non è una meraviglia. È un paesaggio splendido questo di Carlo Levi. E il prezzo lo fai tu? E il prezzo lo fate voi. E il prezzo lo fate voi, ok? E poi l'altra quale fede avevi detto eh, lo Stradone, ok? Numero 4, assolutamente. Vediamo nei dettagli anche lei, assolutamente sì. Assolutamente sì. E questa è un'opera, pensate, del 1947. Pensate che un notturno del 47 addirittura. E il prezzo è veramente ridicolo. È il prezzo è veramente ridicolo, e in più uh, potrete rimodellarlo come meglio, credete. Eh, noi vi chiediamo 3005 per un'opera del genere. Voi fate quel che vi pare. Voi fate quel che vi pare, ok? Uh, scegliete il prezzo, ovviamente ve lo ripeterò sempre <ride> nell'ambito del buon gusto, eh, ma scegliete il prezzo e faremo di tutto il possibile e anche l'impossibile eh, per venirvi incontro. Eh, C'è ancora chi ha comprato quell'opera di Saetti l'altro giorno che mi diceva eh, "Ma io non ci credevo che me l'avessi data a quel prezzo". E invece sì, e invece sì, e invece sì. Allora Certo, ripasseggiamo perché poi rivediamo il manera, eh, rivediamo Pissoletto pistoletto, che addirittura abbiamo due frattali e neanche uno. Eh, assolutamente sì. <coughs> Sei passata da pistoletto in manera? Secondo me no. Eh, lo so che è complicato. Mi vedete riflesso, me ne vado via. Beh, ma lo sapete insomma, <ride> che eh, lo potete immaginare riprendere le opere di pistoletto è difficilissimo perché sono degli specchi. È chiaro che vedete tutte le opere. Eh, adesso sul uh, pistoletto rosso state vedendo il uh, willow riflesso. Ecco qua, intanto il Manera, opera del 2007. Ma guardate che fascino, guardate che qualità, guardate che bellezza è enorme. 1,85 per 130, uh, quindi opera veramente grande, veramente gigantesca, questa di Enrico Manera, uh, una di quelle opere da urlo. E poi il prezzo è veramente ridicolo, noi vi diciamo 3.500, voi diteci la vostra, ma 3.500 euro per un'opera così grande, ma neanche all'Ikea veramente. Ma neanche all'Ikea. Eh, mi metto davanti perché eh, voglio farvi vedere la magnificenza di quest'opera gigantesca. È gigantesca, vedete? Ok, sarà staccata da terra di quanto? Di un 40 centimetri, eh, non finisce mai. È splendida, è splendida quest'opera di Manera. E Manera, diciamocelo chiaro e tondo, è uno di quegli artisti che è stato uh, veramente fagocitato uh, dalla um, grande rincorsa al concetto di pop. Evidentemente lui, uh, sapete, è sempre stato molto vicino a Mario Schifano, lui, Mirko Pagliacci, tutti i grandissimi artisti uh, che hanno uh, subito... Uh, da un certo punto di vista, uh, quella che è stata la magnificenza di Mario Schifano. E quindi uh, sono stati costretti nel tempo a vivere all'ombra uh, di questo straordinario artista. Però invece uh, Manera, Pagliacci, sono artisti che hanno, ecco qua: intanto che vedete Enrico Manera, uh, eccolo qua. Sono artisti che hanno, ma non attenzione, non una loro, semplicemente una loro dignità, ma molto di più. Sono dei grandissimi. Semplicemente si sono dovuti scontrare eh, con i festa, gli angeli, gli schifano, ed evidentemente eh, la lotta è stata assai dura. Ma. Il neopop che ti sa uh, veramente che ti sa portare Enrico Manera non ci riesce nessuno oggi, non ci riesce nessuno oggi. I tratti distintivi uh, dei mitici anni 60 e 70 li riconoscete, no? Eh, però eh, sono reinterpretati eh, da Enrico Manere, Manera alla sua maniera, scusate, e quindi eh, con i suoi oli eh, che colano, i suoi personaggi famosi, molto pop, e queste opere gigantesche che fanno, oltre che del pop, ma del bello, semplicemente del bello, del magnifico, il loro fulcro. Amici! Questa è un'opera che perdere è veramente un diritto. A maggior ragione è che ti sto chiedendo 3.500 euro eh, poi tu chiami e mi dici no, io non te li do 3.500, io ti darò 3.200, 3.000, 2.008, 2.006, 2.005, fate le vostre offerte, eh, dopodiché al centralino vi diranno ok, possiamo accettarla, non possiamo accettarla. Uh, magari uh, che ne so, uh, ipotesi, questa cifra no, ma guardi, se mi dà giusto i 100 euro in più, i 200 euro in più, ecco che allora le nostre strade si possono intersecare. Quindi, perché non approfittare eh, di un'occasione del genere? Approfittatene per quest'opera, per le due opere di Pistoletto e per tutte le altre. Eh, perderle sarebbe le letteralmente un diritto. Ecco, eh, Pistoletto meglio le eh, grafiche, assolutamente sì, andiamolo a vedere, andiamola a vedere meglio comunque. Allora, questo frattale è del 1999-2054x74, l'autentica firma di Michelangelo Pistoletto, assolutamente sì. Voi sapete, guarda, ne parlavo stamattina con, un, con uno di voi, eh, ovvero che mi chiedeva ma il frattale cos'è è un multiplo, eh, costa così poco? Di solito eh, le opere di pistoletto costano cifre enormi, il frattale costa poco, è un multiplo. No, il frattale non è un multiplo. Di opere come questa, con questo numero di serie e questi colori, non ce ne sono altre. Chiaro? Non ce ne sono altre. Sono pezzi unici. Eh, ovviamente, questo sì, sono opere eh, che, come dire hanno un lavoro eh, che insomma non è quello eh, delle altre opere di Michelangelo Pistoletto e, e ovviamente questo comporta cosa? Una grande produzione eh, è un piccolo prezzo, è chiaro, ma eh, sono opere da collezione vera, sono opere da collezione eh, pura, eh, costano niente, costano davvero niente. Noi vi chiediamo... Eh, 2000? Per la numero 9 e per la numero 10, ovvero quella blu, vi chiediamo 3500 euro, è gigantesca la 10, eh, eccola qua, è lunga 140 centimetri, quasi un metro e mezzo, quasi un metro e mezzo. Ora sei davanti alla tv e stai pensando, eh Gabriele! Ma cosa vuoi dirmi? Guarda, che sto cercando un fratello di pistoletto, ma io sono in grado. Molti di voi dicono così spesso: sono in grado di trovare l'opera a meno? No? Poi, che sia vero o non sia vero, magari fa parte, scusate il bisticcio di parole, del gioco delle parti, ci sta. Bene, chiama e di guarda, io non la pagherei 2000, io non la pagherei 3500, mi interessa, la pagherei X, Y, Z, non troverai mai nessuno che ti manderà a quel paese. Al massimo ti si dirà no, mi dispiace fino a quella cifra non possiamo andare, riesce magari ad arrivare a quest'altra in modo tale che ci si possa trovare, oppure uh, vi dicono direttamente va bene se la prenda non c'è problema, ok? È chiaro uh, che se chiami e offri 50 euro, uh, sempre gentilmente perché Federica è gentile, Clea è gentile, Marica è gentile, uh, è chiaro che vi diranno no grazie, ma... Se invece eh, la tua offerta può essere in linea, eh, anche se un po' sotto, con quello che può essere il mercato, ma va benissimo, eh, le porte di arte e investimenti si aprono se sei nuovo cliente, si aprono una seconda volta eh, se sei già nostro amico, o una terza, quarta, quinta e decima, eh, a seconda di chi sei, e, e senza problemi l'opera di Michelangelo Pistoletto entra a casa tua quando ti ricapita. Quando ti ricapita, volete una ritta? Paradossalmente, bellissimo così, guarda, sono un po' qua, mica male. Posso? Bello. Volete una ritta? L'opera più grande è l'opera sulla quale abbiamo più possibilità di movimento. È l'opera sulla quale forse riusciamo a darvi quel qualcosa in più a livello di scontistica. E tu mi dai perché? Noi prendiamo le opere dai privati. Ci sono privati più esosi, privati meno esosi. Ci sono privati che si accontentano di più, ci sono privati che si accontentano di meno. Ci sono privati più malleabili e ci sono privati meno malleabili. Ok? Per carità, anche lì riusciamo a farti un prezzo incredibile. Ma sul numero 10 eh, chiama al centralino, noi diciamo 3005, di la tua e verrai che ci troviamo senza problemi, che ci troviamo senza problemi. Alla tua attenzione al numero 10 un frattale di Michelangelo Pistoletto che è veramente splendido. Ma posso dirvi, dato che ho trovato questa Uh, soluzione di doppia specchiatura ma prendeteli tutti e due a questo prezzo così potete fare anche voi uh, lo stesso gioco ma prendeteli tutti e due ma assolutamente sì ma assolutamente sì quale certo certo adesso sono qua vicino assolutamente sì assolutamente sì allora uh, Serena Serena, opere numero 5, opere numero 6, opera numero 5, opera numero 6. Nel frattempo, svelo un piccolo trucchetto ai nostri amici. Uh, questa è una trasmissione dedicata al periodo delle feste. Eh, la stiamo, uh, siamo in diretta a un orario che... Mai nessuna televendita nella storia è andata a questo orario, eh, ma proprio perché tanto è una trasmissione che verrà ripetuta più e più e più volte. Eh, ok? Eh, quindi eh, quello che vi dico è affrettatevi perché anche se oggi eh, magari non mi vedrete staccare molte opere eh, proprio perché stiamo facendo eh, la trasmissione di prima mattina. Eh, quindi, eh, probabilmente se non mi stai vedendo ed è primissima mattina, stai guardando già la replica. Quindi potrebbe addirittura succedere. Che qualcuna di queste opere potrebbe non essere più disponibile, o magari eh, adesso lo è, alla prossima replica per le festività non lo sarà più. Quindi tu catapultati su queste opere, catapultati su queste opere, rivediamole nel dettaglio. Assolutamente sì. Chi è l'amico? L'amica Marta. Mar Marta, ok, allora. Nei dettagli io lo adoro, è un'opera che adoro questa, ma posso dire che mi piacciono da morire tutte e due. Uh, Gregorio Schiltian è uno di quegli artisti che perdere oggi è una follia, perderlo oggi è veramente una follia. Questi giocatori di carte sono di una bellezza incredibile. E poi, guarda qui. Serena, chi sono loro? I dodici apostoli, tu dici. Li contiamo? Allora, parti da Gesù. Dai che c'hai lo zoom dei gioielli, puoi. Osa, partiamo da qua, ok? Facciamo il giro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sei. Sette. Otto, nove, dieci. E undici. Idice faccia nascosta. Eh, l'hai già trovata, mannaggia. Sì. Eccola qua la faccia nascosta, esatto. Eccola là, <ride> esatto, esatto. È bellissima, è del 1981, è splendida, ma posso dirvi che sono veramente da prendere in coppia? Sono veramente da prendere in coppia, sono davvero da prendere in coppia queste opere. Non arrivate tardi, non arrivate secondi, non esitate, chiamate, chiedete se l'opera c'è ancora, e dopodiché parlate del prezzo che volete. Eh, noi, certo, noi le offriamo di solito 1200, eh, l'opera numero 5. Quindi l'altra, questa che state vedendo adesso, eh, la, la offriamo a 1700 euro. 1700. 1.700 invece la numero 5 con splendidi ed eleganti giocatori di carte a 1.200 euro. Eh, fate voi il prezzo, ribattete, rilanciate, eh, contrattate. Non vi va? Eh, chiamate e chiedete senza troppi fronzoli. Eh, dimmi qual è il prezzo migliore che mi vuoi fare e mandamela a casa. Volentierissimo, assolutamente sì. Eh, scegliete voi l'importante è portarle a casa a questi prezzi, a questi prezzi. Allora, Raffa dalla numero 1 alla numero 10 uh, e aggiungi la 18-19 la 20, le fai vedere al volo, ok? Con un pochettino di musica se vuoi. Uh, le opere che state per vedere in questo momento sono tutte offerta libera. Uh, chiamate voi, chiamateci al centralino, uh, noi vi diciamo un prezzo. Voi ribattete, ok? Uh, voi uh, fate la vostra controproposta, vedete tutta questa rosa di opere, adesso le vediamo tutte con le schede. Uh, noi vi diciamo un prezzo al centralino: fate la vostra co controproposta, via, vediamole tutte. Avete viste tutte, avete visto tutte le opere sulle quali potete intervenire, ma adesso via questa scritta perché si parla di Willow. Attenzione, ovviamente eh, possiamo ritornare secondo le vostre richieste, secondo eh, quelli che sono eh, i vostri umori, le vostre volontà, qualunque delle opere eh, che rientrano nella promozione del cambio sede. Eh, adesso parliamo però di Willow. Willow, evidentemente, ve lo dirò fino allo sfinimento, eh, non rientra in una di queste promozioni perché? Per due motivi: 1. Prezzo bassissimo già di per sé. 2, quante sono? Uh, 4, 5, 6, non lo so. Uh, Raffa, mi aiuti a contare le multinazionali che lavorano con Willow. Ah, uh, perché non me le ricordo mai tutti? Allora, la motta. La basta sono tutte sono tutte le collaboration. Ah, sì? E eh, brava, eh, allora vai e poi quando arrivi mi fai sapere. Uh, sta, Raffaella sta cercando tutto l'elenco, fondamentalmente sono una serie di aziende enormi uh, che lavorano proprio con Willow e uh, fondamentalmente lo portano uh, in quelle che sono le grandi fiere, le grandi mostre, lo presentano le grandi gallerie, ok? E ovviamente stanno assolutamente ed estremamente attenti a quello che è il discorso del prezzo. Bene. Il collezionismo è fatto in maniera stramba, perché il collezionista e ancora di più l'investitore dovrebbe essere felice se un'azienda non gli fa nessuno sconto su un artista. Perché? Dovrebbe essere felice, mi stai dicendo Gabriele, ma che cavolo dici? Ma scusa, non mi fai nessuno sconto e devo pure essere contento? Sì! Perché uh, quando stiamo parlando di un artista in enorme crescita, se non c'è possibilità di sconto, cosa vuol dire? E se non c'è una possibilità di sconto che è dettata dall'alto... Vuol dire eh, che eh, arrivo subito, arrivo subito, finisco il concetto, arrivo subito. Eh, cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente c'è un percorso già delineato da professionisti seri che stanno facendo fare a quell'artista un percorso importante. Un uh, gallerista improvvisato, uh, un uh, ciarlatano, uh, cosa fa? Boh vabbè dammi quello che c'è in tasca, va bene tutto, basta che te lo vendo e buonanotte. Willow ha alle spalle una serie di aziende che adesso andremo a vedere eh, che gli conferiscono una uh, solidità economica tale da poter dire no. A ogni richiesta che sia sotto il suo prezzo, e questa è la più grande, granitica eh, garanzia di investimento che si possa avere. Quando è che un artista si distrugge? Quando è che un artista non vale più niente? Quando qualcuno di voi è felice perché lo compra sotto prezzo. E magari eh, non uno, due o tre persone, ma quelle persone iniziano ad essere eh, 10, 15, 20, 50, 100, 200 artista eh, morto dal punto di vista del mercato. Finito. E tu mi dirai, e perché succede? Beh, succede per più motivi. Motivo numero uno. L'artista è talmente tanto vanesio e tanto poco... Uh, invece attento alle logiche di mercato uh, che vuole essere presente in tutte le mostre, in tutte le gallerie, in tutte le fiere. Quante volte mi dite, eh, tu mi parli di quest'artista, di quell'artista, uh, seguimi pure Serena così intanto vediamo un po' di opere, però uh, sono andato alla fiera di Bologna, l'ho visto in uno stand solo, non l'ho visto neanche in uno stand, allora non lo compro perché io mi sento molto più confortato a comprare invece le opere eh, degli artisti che vendo in tutte le gallerie in tutti gli stand. Cavolata fatta dall'artista e da te. Perché? Ma è semplice. <ride> Scusami, eh. Serena. Raffaela Marica. Da oggi noi vendiamo cartelline arte investimenti. Io vendo le cartelline arte investimenti fatte in plastica con la scritta arte, arte Investimenti qua. Serena, tu che business hai? Vendi anche tu cartelline arte investimenti. Marica, tu che business hai? Oh, vendi cartelline arte investimenti. Raffaela, vende cartelline arte investimenti. Io le vendo a un euro. Serena, tu a quanto le vendi? A 0,80? E allora io devo fare il prezzo migliore. E allora io le vendo a 0,70. Oh, allora c'è Marica che arriva e le vende a 0,50. Vince Raffaella che le, vince, che le vende a 0,10. E io, sai che ti dico: siccome Raffaella la odio. Anche a perderci, perché è una diretta concorrente, te la vendo a 0,5. Abbiamo distrutto il mercato delle cartelline e ce l'avevamo tutti. Ok? L'artista che ha un mercato serio si affida a una galleria, a due gallerie oppure a 3, 4, 5 gallerie che però collaborano in maniera stretta. Oppure nel caso di Willow, ha un consorzio, ok? Ha una struttura uh, che è eh, composta da uh, personaggi di una serie di multinazionali che si riunisce a tavolino e decide quali sono i prezzi di uscita. In base in relazione alle mostre fatte, alla richiesta e a quant'altro. In quel caso. È chiaro che hai un'organizzazione di mercato molto più strutturata, un'organizzazione di mercato solida, un'organizzazione di mercato seria, un'organizzazione eh, di mercato che non ha, tra parentesi, mai bisogno eh, di abbassare i prezzi per una crisi evidente. Perché? Perché queste persone che si siedono attorno al tavolino non sono ragazzotti che si improvvisano uh, piuttosto che il uh, sedicente gallerista. No! Sono! E adesso andiamo a vedere la pagina. Sì, e tu fai cosa che cosa ti fa? Control più? Ah! ma si quelle nuove queste qua. Vabbè, allora fai con le foto che si vede meglio. Vedi eh, Sì, ma così non si legge, Raffa, perdonami. Ascoltami. Eh, allora, a quelle che stiamo per dire se ne aggiungono tre o quattro, che sono quelle nuove, andate sul sito di Willow, le vedete. Andiamo alla vecchia maniera. Eccole qua, bravissima. Motta. Quindi a quel tavolo eh, c'è una rappresentante della motta che credo che di soldini ne abbiano. Poi. Vai. C'è qualcuno della Fiat e credo che di soldini ne abbiano. Poi... Lozzo, che fanno gli occhiali e soldini ne hanno parecchi. Poi. Sì, che l'Ira, che è, è, sono le art pen, quelle proprio specifiche per gli addetti ai lavori. Assolutamente sì. Non so se c'è ancora altro, c'è Carpisa, Carpisa, e credo che insomma <ride> siano piuttosto solidi, no? Boffi, assolutamente, per il design ad alto livello, eccetera, eccetera. Non so se ce ne sono altre, ok? Sì, ma il WWF non mette soldini, quindi non vale. <ride> il WWF non mette soldini, lo fa Willow per una questione eh, diciamo umanitaria. Quindi questa non vale, Raffa. Più aggiungete, grazie, Fede. Eh, in più aggiungete eh, tutte le persone. Eh, scusate, tutte le aziende che adesso vedete nuove che si sono aggiunte nel sito. Cosa vuol dire questo? Ah, la carta da patate, Jacob, lì si la parentesi, questa la voglio anch'io, ti posso dire. <ride> cosa vuol dire questo? Sono aziende multinazionali, evidentemente facoltose, vi abbiamo fatto i nomi, vi abbiamo fatto vedere quali sono, no? Sono multinazionali eh, che cosa fanno queste multinazionali? Scelgono un artista, ok? E insieme ragionano. Su quella che è la diffusione di questo artista. Stai sicuro che se vai alla motta e gli dici: Oh, io Willow non lo pago 1250, ti do 800, prendere o lasciare. Quello ti dice: Ma che me frega a me, <ride> è normale che sia così? Il problema del mercato, spesso e volentieri, sono i mercanti che non hanno la solidità economica per poter reggere i prezzi. E quindi eh, un po' in romanaccio diciamo sbracano i prezzi, distruggendo l'artista, no? Oppure eh, vanno a destra, a sinistra da un altro mercante all'altro e poi eh, c'è quella guerra di basso che vi dicevo poc'anzi. Con Willow tutto ciò non ha ca. De. Nel frattempo, scusa Raffa, uh, nel frattempo che spiego, puoi far vedere le eh, schede di ogni opera, così almeno i nostri amici uh, sanno meglio di che cosa parliamo. Se qualcuno vuole già scegliere una delle sue opere, uh, inizia già a vederle. Amici, uh, quindi, cosa, fai proprio avanti e indietro tra la numero 7 e la numero uh, 11, scusa 17 e la 11. Fai avanti e indietro senza problemi. Questo per dirvi cosa, quando scegliete un artista dovete scegliere gli artisti in base a colui il quale sta dietro, ok? Da chi è sponsorizzato questo artista. Perché purtroppo eh, ci sono delle condizioni necessarie ma non sufficienti eh, affinché un artista possa avere un grande successo di mercato. Purtroppo eh, a volte non è sufficiente. È necessario prestare artista, ma non è sufficiente esporre nei grandi musei. A volte non è sufficiente è condizione necessaria, ma non sufficiente eh, quella di avere alle spalle eh, un apporto critico importante. E a volte attenzione è condizione necessaria ma non sufficiente eh, che ci siano eh, dei mecenati, un gruppo di multinazionale, una galleria importante, ma queste tre situazioni devono esserci tutte e tre. Se una di loro tre manca quell'artista non diventerà mai nessuno. Ma se tu mi vieni a raccontare eh, stai nei musei, c'hai i grandi eh, critici ma non ha un gallerista sai quanti nomi possiamo fare di grandissimi che oggi costano 1000 euro, 1500, 2000 no? oppure sai quanti nomi possiamo fare e facciamoli di grandi artisti che avevano eh, grandi musei, grande critica e costavano 1000 euro e poi sono esplosi Emilio Sgro. Bonalumi perché? Perché sono esplosi? È arrivato il mercante. Eh, ma sai, eh, sta con quel mercante lì. Eh, ma sai, Turisimeti eh, sta con quell'altro mercante lì. Quindi capisci che... Eh, ma prima non lo voleva nessuno. E eh, però stava nei musei, e eh, però stava eh, con una critica veramente importante. Serve anche eh, assolutamente... Il... Noi chiamiamo la galleria. Se poi la galleria sia... Uh, creata uh, dal gallerista fondamentale, importante, storico, un Marconi, un Tornabuoni, un Casamonti, va bene. Uh, in questo periodo invece uh, la grande attenzione la danno le grandi multinazionali. Uh, non è il primo discorso che vi faccio con le grandi multinazionali. Vi parlo di multinazionali quando parlo di Willow, vi parlo di multinazionali quando parlo di Dozio, vi parlo di multinazionali quando parlo di Lubulin. Avete girato Milano? Esempio, io dico Milano uh, perché la città in cui vivo ed è la città che, uh, dove vedo quel che succede. Probabilmente tutto ciò accadrà anche nelle altre città. Uh, Serena, se state in via Melchiorre Gioia. Sì. Liubolin, quant'era? 3 metri per 2, 4 metri, 5 metri, 20 metri. Non so quanto non finiva mai. <ride> perché è sponsorizzato dalla Montclair. Ok. Eh, quindi eh, in questa nuova fase storica cosa sta succedendo? Eh, che le grandissime aziende innanzitutto investono in opere d'arte e questo è palese, investono in opere d'arte e investono alla maniera della grande multinazionale. Quindi cosa fanno? Non è che eh, come posso fare io nel mio piccolo eh, che ne compro, non so... Una, che sta succedendo? Se vi siete bloccati su Federica, è bella, lo so, però <ride> non è che io ne, da piccolo collezionista compro un'opera, due opere, tre opere, quattro opere, cinque sono già tante, no? Credo che tanti di voi siano come me. Lo faccio. Per collezione e per investimento. La grande multinazionale eh, ne compra eh, 50, 70. Oppure dice: eh, Sai, multinazionale A, eh, mettiamo dentro la nostra operazione anche la, multi la multinazionale B, C, D, E, eh, F. Facciamo un lavoro tutti insieme in modo tale da sfruttare eh, quelli che sono i nostri canali di vendita, eh, quelli che sono i nostri canali espositivi eh, e in più eh, da avere un plafond forte. Eh, per questo artista, in modo tale che eh, questo artista possa andare sempre più avanti. Che poi, né più né meno, è quello che facevano un tempo i papi, i mecenati, i principi, no? Cosa facevano? Questo. Solo che oggi il mecenate non si chiama più mecenate, eh, perché oggi eh, quanti baroni franchetti ci sono in giro? Sapete che il Barone Franchetti eh, è colui il quale ha foraggiato eh, Festa, Schifano se non ci fosse stato lui eh, oggi di Schifano Festa e Angeli e compagnia bella, non so <ride> quanto ne avremmo potuto parlare. Perché? Perché lui comprava opere, comprava opere, comprava opere eh, per fare in modo eh, che questi artisti potessero essere finanziati, no? Oggi non si chiamano più Barone Franchetti, ma si chiamano Motta, eh, si chiamano eh, Fiat e via discorrendo, perché le grandi multinazionali entrano in questo discorso, no? In questo discorso di investimento. Bene. E poi con molto poco cinismo diciamoci le multinazionali non perdono mai. Perché non perdono mai? Perché stiamo andando a parlare uh, di una risibile, piccola parte dei loro patrimoni, che poi per quanto riguarda loro cos'è? Immagine, pubblicità. E quindi nel momento in cui scelgono un artista, per quell'artista è fatta, il problema è essere scelti. È lì che è difficile, è lì che è difficile, è evidente. Amici. Voi avete oggi l'opportunità di acquisire uh, sei opere di, sette opere di Willow alle cifre ancora basse, basse, basse e basse, alle cifre minuscole. E già avete visto uh, come si sta creando no? uh, questa uh, base che... È gigantesca, è gigantesca. Quando si tratta, si parla di artisti solidi. La bellezza è proprio questa, siamo all'inizio di un'operazione che però ha già i suoi segnali tangibili, no? E lo abbiamo visto con tutti i nomi delle grandi aziende che lavorano con Willow, vero? Abbiamo degli altri segnali tangibili, Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, Triennale di Milano, eh, insieme proprio a Pistoletto, tra l'altro, alla grande mostra. No? Però siamo ancora all'inizio, ed essendo ancora all'inizio, siete ancora nella fase in cui potete acquisire le opere di Willow a due soldi. Quando e manca veramente poco. Uh, questo mercato uh, diventerà uh, sempre più diffuso a livello internazionale. Non venire certo a bussare alla porta di Arte Investimenti a chiedere un quadro a 1200 euro. Ah, ma sai, 1200 euro è quello piccolo, ti credo, mi dici 1200 per il più piccolino di tutti. Hai ragione. Non venire a bussare alla porta di arte investimenti uh, quando cercherai un 100%, quindi un'opera grande e ti chiediamo 2.800 euro oggi. Oggi 2008, uh, per l'opera grande al numero 17, 100% le dimensioni. Vi dico tutti i prezzi, via. Resta lì, resta lì, resta lì, resta lì. Eh, partiamo dalla numero... 17, perdono, 17. La numero 17 si intitola Il vuoto. La andiamo a vedere nei dettagli perché è splendida, è splendida. Il mondo di Willow è popolato uh, da versi, da suoni e da uh, queste simpatiche creature uh, che ritrovate solo proprio nei mondi di Willow, come fanno i grandissimi americani, no? Tipo Gary Baseman, per esempio, uh, il re indiscusso del neopop, uh, che ha come protagoniste delle sue opere uh, delle figure che sono sempre le stesse in ogni opera, creano uh, una storia sempre diversa. No, per nulla. 2800 euro. Il vuoto. Poi al numero 16 un'opera che adoro. Adoro, 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 costa niente. Si intitola Un piccolo diverbio. La vedete nella sua interezza e la vedete anche nel suo dettaglio. Due fazioni opposte, una evidentemente più numerosa dell'altra, e l'intruso che vedevate prima, lo andiamo a rivedere per favore, eh, qui nella fazione opposta, l'invasore che eh, ha il diverbio proprio con la fazione opposta. È un'opera splendida, è un piccolo diverbio. È un 50 per 50 e viene 1400 euro. Fede, a quanto paghi il Willow a rate a, a 2000, eh, scusa, 1400 euro? Esatto, a 31 euro al mese. A 31 euro al mese, a un eh, veramente a un euro al giorno praticamente a un euro al giorno. E poi la numero 15. CRIC. È un 40x40. 40. È più minimale, vero? Però il suo centro poi è pieno, 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 pieno di energia. CRIC. Sono quasi, vedete? Si sviluppa quasi a cerchio l'opera, no? 40 per 40, la richiesta è di 1200 euro. Qua non ti chiedo neanche un caffè al giorno. Qua siamo a 26,50 euro al mese. 26,50 euro al mese. Ora io ti dico una cosa, perdonami. Dopo ti faccio vedere subito tutte le opere. Ma 26,50 euro al mese... Cosa compri? In quanti modi li butti 26,50 euro al mese? In questo caso invece con 26,50 euro al mese, con 31 euro al mese, ti metti a casa un piccolo patrimonio. Rinuncia a 26 euro al mese, rinuncia a 31 euro al mese eh, in frivolezze, in fesserie varie e mettiti un piccolo patrimonio in casa. Poi, se tu mi dici, e hai ragione, Gabriele, ma sai che c'è? Costano talmente poco, hanno l'attenzione delle più grandi multinazionali. C'è un grande fermento che esploderà in qualche cosa eh, di diverso a livello di prezzi di mercato. Che io a questo punto. Ma perché accontentarmi dell'opera piccina? Ne voglio una più grande. Non hai torto. Sai quanto paghi l'opera numero 14? Sai quanto la paghi la numero 14? Balloons si intitola. 2250 euro 2250 2250 per l'opera di Willow Ballunz a me piace da morire da morire da morire proprio è spettacolare non sono suoni onomatopeici no Raffa quali sono i suoni on onomatopeici So, Slurp. Boom. <ride> quelli dei fumetti. Perché quelli dei fumetti? Perché nel fumetto, ed è tra l'altro dal fumetto che nasce Willow, eh, cosa succede? Per descrivere quello che è un uh, suono, un verso, vengono creati proprio i suoni... Uh, Onomatopesci, gulp, no? Questi no, non hanno un vero e proprio significato, perché sono un coacervo di comunicazione che va uh, a uh, esaltare cosa? Il fatto che noi adesso viviamo in una comunicazione enorme, spesso confusa, ma sempre bella. Che vuol dire che la comunicazione è bella? Anche dal punto di vista meramente del design, la comunicazione negli ultimi anni è cambiata profondamente. Lasciamo perdere chi ama la Apple, chi ama Android, chi ama. Però fondamentalmente, Serena, tu che telefono avevi dieci anni fa, quindici anni fa? Anzi, il tuo primo cellulare? Cos'era? Il, il Nokia 3210. La conoscevi Raffaela a quel tempo? E a chi mandavi i tuoi messaggini? Dimmi un nome. Oh, <ride> Roberta. A Roberta. Quando mi ma mandavi ma un messaggino a Roberta, quel messaggino era bello. C'era scritto Roberta Tv, quattro punti esclamativi, <ride> ma il testo era quello. Vero? Sì. Scrivi a Roberta oggi Roberta Tv. Ci sono 26 emoticons facce con la lingua di fuori, l'occhio strizzato, tutto colorato, tutto bello in uno schermo eh, grosso, così di un super luminoso eh, in una maniera incredibile con quanti colori un milione. La comunicazione oggi è anche bella. Ci avevate mai pensato? <ride> così è ed è bella, ma soprattutto è stupefacentemente eh, radicata ovunque. Cosa vuol dire? Un tempo, io mi ricordo che il mio direttore di giornale, alla... no, non si può dire dove, quella rosa, insomma, quel giornale rosa, e mi raccontava, sai Gabriele, un tempo, e questo già tanti anni fa, un tempo quando dovevamo dare una notizia, Costruire la notizia era complicato. Tu pensi oggi eh, che magari, che ne so, eh, non so, Raffaella, che comunque ha tante qualifiche, ma non è una giornalista, si ritrova davanti a un fatto incredibile nuovo: prende il suo cellulare, filma, via, la notizia la sanno tutti in tempo reale. Un tempo non era così. Un tempo dovevi costruirla, raccoglierla, e poi tutto il contorno. Le fotografie, il video, c'erano gli elicotteri che lanciavano dall'alto enormi plichi eh, che rimbalzavano sui campi da calcio con, le con dentro le fotografie eh, per l'articolo che doveva uscire il giorno dopo e quindi poi la fotografia veniva messa sul giornale, stampata, eccetera, eccetera. Oggi eh, con uno schermo meraviglioso a non so quanti milioni di colori ti arriva la fotografia dall'Australia a Roma in quanto? In un secondo. È cambiato tutto. Ed è cambiato tutto sia dal punto di vista della funzionalità che dal punto di vista del design. Ed è questo eh, il ragionamento che fa Willow eh, riguardo alla comunicazione di oggi giorno. La comunicazione di la comunicazione oggi è bella, veloce, efficace, ma spesso e volentieri confusa. Ma nella sua confusione c'è sempre una bellezza paradossalmente ordinata. Magari non la capisci, però che bella. Va bene lo stesso. Magari ti arrivano 25 notizie eh, in un minuto e di queste 25 eh, 20 te le scordi dopo 12 secondi. Però le hai viste tutte belle, colorate, veloci, vero? Foto, video, immagini, titoli colorati e via. Questa è la comunicazione del 2020 e questo è Willow e continuiamo eh, con l'opera numero 13. È un'opera particolare, lo vedete, è un'opera particolarissima proprio per il formato innanzitutto. E questa non è altro che una fettina di quadro. <ride> Come se eh, le opere eh, è una provocazione evidentemente quella di Willow ma molto simpatica, eh, ovvero sai, succede spesso. Cosa succede spesso nel mercato? Eh, ma quella misura, eh, ma ce l'hai più piccola, eh, ma più grande la pago di più, più piccola la pago di meno. Eh, la misura, il coefficiente, il prezzo, eh, destra, sinistra, su e giù. A quel prezzo ne puoi prendere una grande, ne puoi prendere una fettina. <ride> e questa fettina è veramente splendida. Costa. Nulla ha il prezzo di una fettina, per l'appunto 1550 euro, ma <ride> è di una qualità, è di un fascino eh, veramente incredibile. Una fettina di Willow, 1550. Continuiamo sul discorso che mi facevi prima. No, Gabriele, voglio le opere rappresentative grandi, tanto le opere grandi costano poco di Willow. Bene, vai sull'opera numero 12 allora gigantesca è un 100% rappresentativa come non mai e il titolo come sempre accade in Willow è assolutamente emblematico tutti <ride> tutti qualcuno dice beh sai nei quadri di Willow a volte eh, c'è eh, quel minimalismo in alcuni quadri che mi piace meno qua tutti i personaggi di Willow sono tutti presenti tutti con la mano alzata, uh, tutti che dicono io ci sono. Che bello, che bello. E sapete quanto vi chiedo per quest'opera? Sapete quanto vi chiedo per quest'opera, ve lo voglio dire in faccia. 2800 euro. 2800 euro per un'opera così. Ma quando mai? Io dico: allora, 2800 euro, dai, diciamoci le cose come stanno, uh, fuori dai denti. Io faccio zapping come lo fate voi, non è che uh, pretendo che voi guardiate solo altri investimenti. Uh, sono io il primo che, quando uh, mi metto lì sul divano a casa, guardo un po' altri investimenti, controllo, vedo se è tutto ok, e poi dico: vediamo un po' gli altri a 2800 euro e ditemi se non è vero chiamatemi e ditemi non è vero io vedo che vi propongono degli artisti a volte gradevoli, a volte nemmeno quelli, ma che non sono nessuno che non sono nessuno che non hanno mai fatto una mostra importante, che non hanno la critica dalla loro parte che figurati se hanno un disegno di multinazionali che finanziano il diffondersi della, eh, della pittura dell'artista, ma quando mai? Giustamente, non me la prendo con nessuno, ben inteso, giustamente, a 2.800 euro, a 1.500 euro, a 1.200 euro, giustamente, eh, i colleghi, giustamente, lo ripeto per la quarta volta, vi propongono le opere da arredamento, vi propongono le opere del, del giovane artista eh, che ovviamente dato che la cifra è quella è tutto da farsi, ma ci sta o forse non si farà mai perché comunque per quelle cifre e nessuno si deve scandalizzare eh, si comprano le opere eh, per puro arredamento, assolutamente sì. Non me la prendo con i eh, miei colleghi, loro fanno giustamente bene il loro lavoro. Ti danno a 1200 euro quello che per 1200 euro si può comprare. Cosa puoi comprare nel mondo dell'arte per 1200 euro? Dai, che puoi comprare? Forza, dai, su. Sì, ok, la litografia, ma. Il quadro importante eh, dell'artista eh, che viene dalla, Nazionale, dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, dalla Triennale di Milano, eh, che ha un circolo di multinazionali eh, che combattono per la sua diffusione artistica di mercato. Ma quando mai? Willow sì. Ma quanto credete che possa durare? E questa è la domanda che vi faccio. Voi avete la fortuna. Voi avete la fortuna eh, di essere di fronte ad un artista che oggi vale eh, veramente un patrimonio dal punto di vista, eh, come dire, di importanza storica, benché giovanissimo, eh, e, ma che alla fine oggi costa ancora nulla. Ma, lo ripeto, lo ribadisco, e vi ho fatto il discorso e adesso lo ripetiamo, dietro di lui... Ed evidentemente lo hanno scelto perché capace, capacissimo, perché un'azienda, uh, mi farei vedere per favore la motta, per cortesia. Un'azienda come la motta, secondo te, mette in mano, dai, il suo prodotto più prezioso, nel periodo dell'anno più prezioso. E quindi diciamocelo nel periodo dell'anno che probabilmente da, da mangiare all'80% dei loro dipendenti, no? Secondo te lo fa fare a pinco pallino? Cambia packaging, così si chiama. Lo affida, e già questo è un passo. Complimenti alla motta. E chi lo affida? Al primo che passa. È chiaro eh, che per affidare il bene più prezioso che una multinazionale ha, ovvero il proprio marchio, ovvero il proprio packaging, ovvero il modo in cui eh, si fa vedere dalla clientela da milioni di persone, lo fa scegliendo un artista valido, e su quell'artista punta, è su quell'artista uh, mette le basi insieme ad altre multinazionali, le abbiamo viste, riviste qua e là, no? Mette le basi uh, per quello che sarà un fenomeno di mercato importante. Parliamo delle gallerie, volentieri. Raffa, tu hai tutte le gallerie, vero? Sempre nel sito? Mi pare di sì, vero? Io ti do una premessa intanto. Giustamente, poi figurati, siamo nel mondo di internet. Voi cercate, guardate destra, sinistra, su, giù. Eh, eh, dove posso risparmiare 50 euro, dove posso risparmiare 20 euro, dove posso risparmiare 200 euro. Non siamo l'unica galleria in Italia che tratta Willow. Ce ne sono, n'è una cortina una a Roma una a Milano, la Galleria 70 storica e mitica vi dico anche dove andare i prezzi, tro troverete le stesse cose o meglio, troverete gli stessi prezzi le opere <ride> ovviamente saranno diverse e ovviamente eh, d'arte investimenti, eh, dato che noi abbiamo l'impatto e la potenza mediatica, avete certamente più scelta, ma durano meno <ride> durano meno eh, dovete essere più lesti eh, ma con la WMX non mi piace io non vedo niente. Allora facciamo così, guarda. Fai vedere le opere. Te lo prendo perché c'è Federica al centralino. Tu intanto fai vedere le opere. Eh, Federica è al telefono. Vediamo se riesco ad avvicinarmi io e intanto le prendo io. e Rivediamo. Nel frattempo, guardate che cos'è. Eh sì, la numero 11 è un qualcosa di incredibile. Merci non è una meraviglia, non è una meraviglia. Ok, così si dovrebbe leggere. Ah sì. Vai. Le leggiamo insieme? sono al computer io, la freccina la sto muovendo io in questo momento. Oddio, partiamo male. <ride> Comunque Düsseldorf, il nome della galleria lo leggete voi. Berlino, il nome della galleria lo leggete voi. Francoforte, San Pietroburgo, White Light Gallery Milano uh, come dire, per non fare troppa, è una, era una galleria molto vicina ai poteri forti. <ride> Ars Critica a Roma, eh, Amstel Art Gallery, che ha una sede a Milano e soprattutto quella storica a Londra, la Galleria 70 mitica di Milano, Hausmann, tra Cortina e Miami, Maelstrom Gallery a Milano, poi San Gregorio Arte Contemporanea a Venezia eh, c'è qualcosa a Rolli, Livorno addirittura qualche cosa anche in Sicilia eh, vicino, vicino Catania però avete visto che razza di gallerie in tutto il mondo e poi ci siamo anche noi eh, avete visto quante, gallerie, che noi vinciamo tra l'altro grazie al credo all'ordine alfabetico, ora non lo so però avete visto quante ah no, è in ordine cronologico vedi, è in ordine cronologico Uh, premi agli ultimi arrivati che siamo noi okay. ok che noi siamo arrivati a dicembre 2016 ok in queste gallerie vedi galleries dealing willow gallerie che vendono le opere di willow ok potete andare a San Pietroburgo potete andare a Francoforte potete andare a Berlino potete andare a Milano a Roma Milano Londra Milano Cortina Miami Milano Venezia Rò Livorno e Caltagirone ok queste sono le gallerie. E voi credete che andate a Caltagirone o andate a Miami e ci siano prezzi diversi? No, è uguale. E questa è una dimostrazione di serietà assoluta. Perché la galleria di Milano, l'altra galleria di Milano, la galleria di Catania... La Galleria degli Stati Uniti, la Galleria di Düsseldorf, la Galleria di Berlino che trattano le opere di Willow, devono, devono, non dovrebbero, devono, sottostare ai prezzi imposti eh, dalle grandi multinazionali che trattano Willow. O non posso avere lo sconto di 100 euro che tanto bramo e tanto voglio, allora non me lo compro? Fai la più grande fesseria della tua vita. Quei 100 euro che pretendi di sconto eh, e che non avrai purtroppo perché abbiamo dei prezzi imposti, sono i 100 euro che rovineranno i tuoi investimenti in futuro. Sai quante volte li perderai? Prendi quei 100 euro, moltiplicali per 20. E li perderai dal primo all'ultimo. Ok? Intervieni oggi sulle opere di Willow. Eh, vediamole ancora, eh, una più bella dell'altra. Eh, e ce n'è per tutti i gusti. Vuoi quella museale, quella che ti chiederanno i musei? Eccola qua, la mia porzione di cielo. Ne vuoi una eh, grande ma non così impegnativa? Tutti, il 100%. Vuoi quella che esce fuori dagli schemi e non vuoi spendere troppo? Una fettina, 1550. Vuoi quella particolare, colorata, bella, in un budget intermedio che non sia eh, quella dei 4200, capirai, del 150-150, ma non vuoi neanche quella da 1000 euro? Guarda che meraviglia, è un 80x80 spettacolare, si intitola Balunsa e la richiesta è di 2250 euro. Non ti devo neanche 50 euro, è questa dimostrazione di serietà. Chiaro? Se uh, invece preferisci il mercante che o oh, ti gonfia il prezzo prima e poi ti fa lo sconto, ti gonfia il prezzo per cinque volte e poi ti fa le permute 100%. Uh, insomma, ognuno è libero di lavorare come gli pare. Noi abbiamo una convinzione. Il pubblico che ci guarda è un pubblico che merita rispetto a livello cerebrale. Ok? E che sa capire che ci sono, e sono il primo a divertirmi quando c'è il mercatone delle offerte. Ci sono delle situazioni in cui, se vuoi investire, puoi farlo con pochi soldi, ma quei pochi soldi vanno dati tutti fino all'ultimo centesimo, perché stai eh, parlando con un artista serio, sponsorizzato da aziende serie. Ok, al numero 15 a 1200 euro. Guarda che cos'è questo gioiellino. Guarda che cos'è questo gioiellino, si intitola uh, Crick, è un 40x40 spettacolo. Che spettacolo, che spettacolo amici miei. E poi posso dirlo che è la mia preferita posso dirlo che la mia preferita, qualcuno si offende? Beh, il bravo venditore dovrebbe dire che la sua preferita è quella di 4 metri per 4 metri. La mia preferita è questo 50 per 50. È meravigliosa. Un piccolo diverbio. E chiudiamo Ok e chiudiamo con l'opera al numero 17. Che, che. bella! Che bella! Il vuoto! Un 100% da perdere la testa. Sono tutti smalto su tela. Eh, sono tutti evidentemente pezzi unici, sì! <ride> riporto quello che succede al centralino. Ah, ma due pezzo unico, ma certo! Ma certo! Ma certo, lo vedi come il mercato uh, ti devia? 1.200 è il prezzo finale ed è un pezzo unico. Uh, il vuoto è un pezzo unico e ti chiedo 2.800 euro. Uh, sono smalti su tela. E tra parentesi ti faccio notare una cosa. Serena. Telecamera tutta serena, per favore. 1, 2, 3. Via. Merci. Ti faccio fare una cosa che non si fa, se le riprendi per favore di sbieco, in modo tale da far capire tra parentesi non solo che sono oli, eh, scusate, smalti su tela, ma guarda che razza di tele. Guarda che razza di tele. Vedi? Vedi quando si usa un telaio di livello? Vedi quando si usa un telaio di qualità? Non hai bisogno di alcuna cornice. Anzi, sarebbe un peccato perché vai a vedere che il quadro continua in uno spessore estremamente ampio, non è la telettina eh, tenuta con le graffette eh, da, 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 da 40 euro, no. Non sono smalti su tela, sono pezzi unici e sono eh, opere fatte per bene da un genio, da un genio. Andate a guardare le aggiudicazioni, no, scusate, le aggiudicazioni no. Perché le unici, gli unici passaggi d'asta che ha fatto Willow al momento uh, sono di qualche anno fa, quando ancora non aveva il supporto di nessuna multinazionale, non aveva fatto ancora una mostra, uh, qualche sedicente gallerista ha fatto la genialata uh, di uh, metterli in asta così, ancora non, non aveva fatto neanche la sua prima mostra, non aveva fatto nulla. Credo che quelle aste siano state, ma è un'asta sola, siano state eh, da artista eh, che non aveva fatto ancora nessuna mostra, che non aveva le attenzioni e gli occhi puntati addosso delle grandi multinazionali, ma le grandi aggiudicazioni arriveranno a tempo debito. Intanto andate a guardare la storia, andate a guardare il curriculum, andate a guardare chi lo segue, chi ci sta dietro, e poi siete molto più uh, furbi e lungimiranti di me, capirete che ci sono tutti i dati per, essere, per capire che essere, di essere di fronte a un investimento con i fiocchi. Chiaro? Poi! Se sei colui il quale eh, guarda solo, passaggio d'asta e cose, beh, vatti a comprare gli scarti degli scarti degli scarti degli scarti e sarai sempre contento. Di solito questa gente non compra mai niente a prescindere. Uh, se tu cerchi uh, il quadro più basso, al prezzo più basso in assoluto di chiunque sia, per carità, si chiama, ha un nome ben preciso, si chiama sottomercato. <ride> Nel sottomercato, e conosco degli specialisti di sottomercato formidabili, eh? perché il sottomercato ha un mercato, <ride> un mercato rispettabile. C'è tanta gente eh, alla quale piace avere al prezzo più basso possibile, perché questa cosa gli dà soddisfazione, eh, a livello proprio intellettuale, eh, aumenta il proprio ego, allora, si portano a casa firme di... Grandi artisti, ma con opere, grandi artisti con opere che non vogliono dire niente. È normale. C'era un grandissimo. Mi è piaciuto da morire quel libro di Massimiliano Parente. Me lo cerchi, Raffa, perché non mi ricordo il, bene il titolo, ma il titolo è strambissimo e non ha niente a che vedere con la politica. Adesso che gli do il titolo, qualcuno uh, uh, <ride> salterà dalla sedia. Più o meno era eh, il titolo eh, Il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler, una cosa del genere, e cercalo e poi... Ah, ci ho preso? C'è la copertina? <ride> Ripeto, la politica non c'entra niente, è, è, un, è un libro completamente... e neanche i drammi e tutto quanto, ci mancherebbe altro. È, è un titolo estremamente provocatorio perché provocatorio è il protagonista di questo libro. Uh, si chiama se non sbaglio Fontana come il grande Fontana Max Fontana il protagonista di questo libro e la storia eccolo qua e la storia uh, vedi che ci ho preso in tutto la storia è quella di uh, possiamo mettere messaggio pubblico come si chiama pubblicità non occulta cioè facciamo pubblicità a chi se ne frega gratis <ride> e fondamentalmente eh, parla di questo artista Max Fontana che all'inizio del libro non è ancora un artista, troverà un modo piuttosto bizzarro ma purtroppo verosimile per diventare artista, quando comunque insomma eh, arriva all'apice, eh, nel suo delirio di onnipotenza e di consapevolezza sa che qualsiasi cosa faccia è opera d'arte, tanto la firma lui sa che, eh, torniamo sempre alla nostra cartellina, nel momento in cui c'è uno scarabocchio senza senso eh, di se stesso, che è il più grande artista del mondo in quel momento, vale qualcosa, qualche migliaio di euro, anche se uno scarabocchio, perché i suoi grandi pezzi costano milioni, quindi evidentemente uno scarabocchio 2000 euro vuoi che non lo costi. Ci sono i collezionisti di scarabocchi e questo libro che è divertentissimo, Uh, a dispetto del titolo che è veramente forte ma il libro è divertentissimo uh, vi racconta uh, tante verità sul mondo dell'arte anche se alla fine eh, è tutto un romanzo non c'è niente di vero uh, però uh, ti racconta lo stesso tante cose estremamente verosimili e ci sono tanti collezionisti uh, che alla fine cosa fanno? sono collezionisti di scarabocchi perché? Come si dice nel libro, lo scarabocchio di Max Fontana, che in quel momento in quel libro è l'artista più importante del mondo, cavolo, è importante. Uno scarabocchio di Lucio Fontana vale, ma è uno scarabocchio. È chiaro. Uno scarabocchio eh, di Artung vale, ma è uno scarabocchio. Ci sono tanti... Eh, C'è cioè un mercato di persone che... Forse perché sono poco preparate, uh, forse perché uh, au, a, a, come dire, amano, uh, sono molto vanesi, si guardano allo specchio, gli piace andare dalla moglie e dire io ho comprato un Lucio Fontana a 2000 euro, fa figo, no? Poi hanno comprato uno scarabocchio. <ride> Però magari fa bene al loro ego, uh, fa bene alla loro voglia di aver di collezionare una grande firma, ma quello non è un mercato da investimento, anche se hai i più grandi nomi del mondo, è evidente, è evidente. Poi ci sono i collezionisti uh, che invece vanno a cercare gli artisti che hanno delle basi, ma che hanno una possibilità di crescita infinita, e quelli sono i collezionisti lungimiranti che comprano Willow, che sono gli stessi collezionisti che un tempo compravano Schifano, che sono gli stessi collezionisti che un tempo compravano Festa, che sono gli stessi collezionisti che un tempo compravano Bonalumi. Uh, io mi ricordo, e mi ricordo bene, che mio papà in un'altra azienda a telemarket, tanto ormai facciamo pubblicità a tutti, se volete fare la vostra pubblicità gratuita su Arte Investimenti, iscriveteci e chiamateci, eh, la facciamo a tutti ormai. Eh, mi ricordo che lui insistette per, eh, eravamo a inizio anni 2000, era da poco arrivato l'euro, e lui insistette per portare le opere di Agostino Bonalumi. E devo dire che poi, a quei tempi, i numeri erano pazzeschi. 30 opere presentate in una trasmissione, 30 opere vendute. Prezzi? 2000, 2005, 1008, 2009. E la gente chiamava e diceva: Eh, questo cambio dell'euro, le lire sono cari, non ci si capisce niente. Eh, sono cari. <ride> Oggi, eh, vatti a comprare il buon allumi a 2000 euro. Ti compri forse lo scarabocchio, ma neanche ti compri che ne so. Il calzino bucato ti compri, eh? <ride> poi invece eh, vai a spendere per le opere giuste oggi quanto? 400, 500? No? A quel tempo, chi ha comprato i buonalumi a 2000-3000 euro perché lo ha fatto? Perché probabilmente molto meglio di me gli è stato spiegato eh, in maniera assolutamente dettagliata chi c'era dietro. Come si sta muovendo, cosa sta facendo, eh, perché quell'artista è stato scelto e perché eh, quell'artista potrà diventare importante. No? E avete fatto incetta. E a Natale a Casa Boni, non per merito mio, ma per merito di mio padre che vi ha venduto i Buonalumi, che vi ha venduto i Fontana, i Boetti, mamma mia, non sapete quanti panettoni, cesti e cose ci arrivano di ringraziamento eh, da gente che ha comprato tanti anni fa e oggi ha patrimoni immensi. Beh, la storia è ciclica. Oggi avete di fronte eh, un artista con la A maiuscola. Questo artista è sponsorizzato dalle più grandi multinazionali, eh, questo artista ha una base solida, questo artista ha un mercato vero, un mercato solido. E quando trovi un artista eh, che è presente in pochissime gallerie selezionate, i prezzi sono sempre gli stessi, eh, chiedi uno sconto, non ti si fa, capisci? Di avere trovato un artista sul quale c'è un progetto serio. Chiaro? Ve li vediamo ancora per l'ultima volta, poi ricambiamo argomento e poi magari ci ritorneremo ancora eh, volentieri. Ci pensi tu, anzi, con un pochettino di musica, ok? Dal numero 17 alla numero 11. Via! Siamo? Siamo? Eccoci qua, eccoci qua amici. Uh, rieccoci qua con le opere di Willow. Sono delle opere meravigliose. Uh, delle opere meravigliose a vostra disposizione, davvero. Uh, davvero una più bella dell'altra. Ve lo ripeto, attenzione, uh, senza fraintendimenti, perché non mi vedete staccare le opere. Mamma mia, e presti tu, c'hai sonno? Anch'io, è <ride> mattino prestissimo, ciò nonostante qualcuno vi ci sta chiamando lo stesso. Stiamo preparando le trasmissioni eh, che andranno in onda eh, durante tutte le feste e anche un po' dopo. Eh, quindi affrettatevi, chiamatevi perché magari il quadro che avete adocchiato già non c'è più, eh. Ve lo dico chiaro e tondo, uh, non dovete avere paura <ride> di questo. Ve lo dico chiaro e tondo ad altri investimenti c'è sempre trasparenza uh, massima. Non, non pretenderete mica che il 25 dicembre uh, siamo in diretta. Almeno io ci sarei anche venuto, ma Serena e Raffaella non ne volevano sapere, non so perché. Marica non neanche. Federica mi guarda male, io ci sarei anche venuto, ma non so perché. Allora abbiamo preparato prima. Eh, quindi mi raccomando, magari ci state vedendo per la, pri la prima volta? Sì, è di mattina presto in diretta. Magari la seconda volta va in onda il 25, proprio, vero? Se non sbaglio, questa trasmissione. Il giorno di Natale, eh? E poi verrà replicata uh, per, tu, per tutto, non so se per tutto gennaio uh, o quasi, ma non lo so neanche perché uh, le opere potrebbero non esserci più. Chiaro? La grande, mi raccomando, l'opera grande. Fai uno sforzo adesso, ma ti posso dire, una persona, io non voglio una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette persone illuminate. Io ne voglio una che se le compri tutte. Chiaro, perché comprandoti tutte queste opere oggi lasci un patrimonio incredibile, ma non ai tuoi figli, ma a te stesso innanzitutto. Perché non ti stiamo parlando uh, di uh, 20 anni, 30 anni, 40 anni, ma tu con i tuoi occhi vedrai che patrimonio immenso, se lo verrai lascerai i tuoi figli o te lo godrai tu, uh, queste sono decisioni tue, ma oggi hai l'opportunità di acquisire una serie di opere, una più importante dell'altra, per quanto mi riguarda, nel mio piccolo secondo le mie possibilità uh, di opere di Willow ne ho cinque cinque Willow, sette Mambor, e poi vabbè non vi dico tutta la mia collezione, dove comunque c'è Tano Festa e via discorrendo poi ognuno si muove ovviamente come eh, il proprio portafogli suggerisce, ma intervieni e intervieni a seconda di quelle che sono le tue possibilità, prendi le tutte, prendi l'opera museale. Prendi l'opera eh, grande ma che non ha l'ingombro dell'opera museale, eh, oppure prendi le opere più piccine a seconda di quelle che sono le tue voglie, eh, anche a seconda ovviamente eh, di quelli che sono i tuoi gusti cromatici, piuttosto eh, che eh, di disegno, eh, piuttosto che di approccio alla pittura, ci mancherebbe altro, sono una più bella dell'altra, sono una più bella dell'altra e... Questa è un capolavoro assoluto. E questa la adoro. La adoro e la adoro. Guardate che cos'è, un piccolo diverbio. È uno spettacolo assoluto. Quest'opera non perdete là per niente al mondo. È di una bellezza, è di un'eleganza, è di un fascino e di una qualità incredibile. Guarda qua che cos'è. Guarda qua che razza di opera. A mille e mille e, te lo dico subito, non è 1200 ma è 1400, ma è 1400 euro. A mille quattro, amici. Allora, sì, assolutamente. Venite con me, amici. Yes. Quello che state leggendo qua non vale per quest'opera, lo sapete, ma vale, ma è meravigliosa e la porto con me. <ride> ma vale per tutte loro. I prezzi di Willow, 1004, che sconto ti devo fare, dai. Ma invece vi va un frattale di pistoletto? Ne abbiamo addirittura due. Mi piace mettermi, ecco così, che si vede un po' qua e un po' là. Quello rosso, quello in rosso e quello in blu, addirittura 140 cm di lunghezza. Vuoi un'opera gigantesca di Enrico Manera di 1,85 m x 130 cm? La vuoi. È meravigliosa. Il prezzo fallo tu. Tu chiama! E chiedi, a quanto proponete il pistoletto, uh, quello rosso, quello blu, a quanto proponete il, mare, il manera? Eh no, guarda, uh, tu mi dici tre, io ti dico due, prendere o lasciare. Ci sono Clea, c'è Federica, c'è Marica e loro ti dicono benissimo, accettiamo. Oppure, guardi, a due proprio no, facciamo due due. E chiudiamo lì? E vi mettete d'accordo. Il prezzo lo fate voi secondo una logica di mercato, secondo una logica di decenza, questo è evidente. Se chiami e la povera Clea si sente dire offro 50 euro per il manera, eh, Clea è educata e ti risponderà sempre in maniera graziosa, ma eh, otterrai un, uh, un educato di Niego, questo è chiaro. Stessa cosa eh, per l'opera di De Chirico, fai tu il prezzo, firmata in basso a destra, titolata in basso al centro, tiratura in basso a sinistra, valla a vedere nel dettaglio, guarda che gioiello che è, guarda che gioiello che è. 14 su 150 è la tiratura Testa di Cavallo e la mitica firma eh, di Giorgio De Chirico in basso a destra. L'opera, eh, come vi ho detto all'inizio della trasmissione, è pubblicata sul catalogo generale dell'opera grafica di Giorgio De Chirico, edizione Bora. E l'opera è perfetta, non so, no, mi sa che non lo vedrete mai, ma qui eh, sotto la tiratura c'è il timbro a secco uh, proprio uh, dell'edizione, uh, quindi garanzia totale di autenticità, c'è la pubblicazione, tutto quanto dal vivo lo vedrete facilmente, lì in tv la vedo difficile. Certo, certo, ma con molto piacere, quale delle due vuoi rivedere? Ah, tutte e due. Eh, andiamo su tutti e due così capiamo di quale sta parlando il nostro amico, assolutamente sì. Comunque quelli della parete centrale, giusto? Sì. Vieni, 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 vieni Serena, assolutamente sì. Assolutamente. sì. Eccoli qua, sono questi? Perfetto. Il 150 per 150 è il 100%. 4200 euro 2800 euro costano niente e sono le opere più preziose in assoluto di Willow, pensate, pensate. Oggi ancora le comprate a nulla, a nulla. Uh, continuiamo, possiamo? Perfetto. Uh, allora, Giorgio De Chirico l'avete visto, guardate le due opere di Gregorio Schiltiam, uh, guardate i giocatori di carte al numero 5, guardate quel tavolo, gli sguardi ammiccanti, lei ce l'ha soddisfatto, vedi, si vede che avrà un bel full qualcosa, lui è pensieroso, lui è a capuchino, lei scruta, sei vera, <ride> dai, è, una, è un piccolo gioiello questo di Gregorio Schiltian, vedete il grande artista. Vedete il grande artista che in un formato così piccolo e con una grafite su carta eh, riesce a dare un'espressività e un tono a una scena eh, che, è veramente, che diventa veramente splendida. Questo salone elegante, eh, queste signore eleganti, no? E questo probabilmente poker su questo eh, tavolo evidentemente verde anche se non si vede, e i drapp e le sedie importanti. È un'opera splendida che ti fa, calare, ti fa veramente calare in uno scenario uh, che sembra, non so, di stare boh, a Vienna <ride> uh, nell'Ottocento. È splendida, è splendida, in un grande salotto della grande borghesia, in una Roma degli anni 50, in una Roma degli anni 60. E poi? Al A, ah, il prezzo noi ve l'abbiamo sempre proposta 1200, dici tu nei limiti della decenza, eh, cosa ci offri? Non hai voglia? Perché dici Gabriele, non mi mettere in condizione, non lo so, facciamola breve ditelo assolutamente, assolutamente sì. Se volete, io dici no, guarda, Clea, guarda Marica. Boh, non, Mi mette anche in imbarazzo, non so cosa offrire. Dimmi direttamente qual è il prezzo più basso in assoluto che mi vuoi fare e la confermo. Ben volentieri. Io sono uno di quelli spicci, sinceramente. E al numero 6, l'ultima cena. Anche questa uh, di Gregorio Schiltian. Che splendore, che splendore, che splendore, che fascino, che qualità. Anche qua guardate le espressioni, tutte diverse, dalla severa, dalla stupita, addirittura la annoiata, lo vedete? Che splendore. D'altronde eh, questo artista è un artista eh, che ai tempi dipingeva insieme a Giorgio De Chirico e costava quanto Giorgio De Chirico. E costava quanto Giorgio De Chirico. Dai, dai, anche qui fai il prezzo tu. Noi abbiamo sempre proposto quest'opera 1007. Uh, fai una controproposta e porta a casa e posso dirvi ma queste opere ma sono da pandan tutta la vita ma prendile tutte e due alle condizioni che ti stiamo proponendo adesso prendile tutte e due ma quando ti ricapita una cosa così quando prendile tutte e due ascoltami qui c'è solo da inchinarsi prego Al numero 4, l'opera di Giovanni Stradone del 1947. Un 50x40 è un 50 notturno di una bellezza fuori dal comune di un fascino, fuori dal comune. Chiama di Gabriele, qual è la proposta del numero 4? Ti sentirai dire al centralino 3500 euro, ma rispondi tu, fai una controproposta, uh, mettiti da solo nella condizione di acquisire l'opera finché rimarrai uh, all'interno della decenza, della mera decenza, l'opera sarà tua. Eh sì, uh, se per favore. Manca quanto alla fine della trasmissione? Mezz'oretta, 20 minuti? Mezz'oretta, mezz'oretta, mezz'oretta alla fine della trasmissione, ok. E poi levi, stessa identica formula. Noi ti chiediamo 2800 euro, che già è un prezzo pietoso per un'opera del genere. Chiami e dici, Gabriele, non mi sta bene 2008. Facciamo 2005, facciamo 2004 parlane con loro, senza problemi, suggeriscici, dov'è? Suggerisci tu il prezzo. E guarda che opera che è, e guarda che opera che è. Diego, ti vedo abbattuto. Ti sei messo accanto alla bella marica. Marica oggi, con quest'area natalizia. <ride> fai tu il prezzo fai tu il prezzo fai tu il prezzo anche per l'opera al numero 3 anche per l'opera al numero 3 anche per il Rognoni Fai tu il prezzo, noi ti abbiamo sempre chiesto 1600 euro per l'opera di riunioni. È un paese di notte del 1982, bellissimo, è bellissimo. È una tecnica mista su cartone, è veramente splendida, splendida, splendida davvero. 1600 euro fate voi, fate una controproposta, fate una controproposta, assolutamente sì. Ok. E poi, io vedo Diego sconsolato guardare al cielo, <ride> si vede che le controproposte sono. Sono, no, 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 controproposta più però. No, 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 no. Eh. No, ah, no, 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 no. Adesso lo dico anch'io, lo dico anch'io. Controproposta. Controproposta più permuta no, ecco perché <ride> ora capisco perché era sconsolato. È chiaro: uh, già vi mettiamo nella condizione di acquisirli a un prezzo ridicolo. Ovviamente, non possiamo farvi anche la permuta, lo capite assolutamente. Al numero 1 il Vespignani del 1963, È un, uh, scusate, 1967, perdon, 1967, perdon. Però perdonatemi. Posso? Serena? Fai un mega zoom su firma e data, dopodiché bastoniamo la nostra direzione. C'è scritto 1963 o sono strano io? Sulla. Eh sì. Quindi l'opera non è del 67, è del 63 c'è un errore scaletta c'è un errore scaletta l'opera del 63 non è del 67 chiediamo Venia e pagheremo per questo, quindi fate la vostra offerta, eh, 3.600 euro è la nostra richiesta, eh, trattate i Vespignani come merita, eh, però siamo eh, assolutamente pronti ad ascoltare quella che sarà la vostra controproposta. Stessa cosa per le altre tre opere, eh, l'opera di Achille Perilli al numero 18, la andiamo a rivedere, pronti, via, Eccoli col ecco qua il Perilli. Splendida, è un 50 per 50. Noi l'abbiamo sempre offerta a 4.500 euro. Fate voi la vostra offerta. Ma uh, davvero siete disposti a perdere un'opera di perilli così? Dai, dai, dai. Noi diciamo 4,5. Tu di la tua. Se siamo all'interno della decenza, l'opera è tua, senza problemi. <ride> allora abbiamo detto: Cambi no in più? No, vabbè, ma spiego anche il perché, sai? Uno dice no, bisogna dare anche le motivazioni, no? Noi siamo un'azienda, un'azienda che tra parentesi fa le cose per bene. Cosa vuol dire fare le cose per bene? Pagare le tasse, pagare l'IVA pagare il diritto di seguito. Abbiamo un magazzino, le nostre entrate e le nostre uscite. No? Quando tu mi chiami e mi dici scambio alla pari, ragioniamoci anche sullo scambio alla pari. Ma, a quel punto, l'IVA chi la paga? Il diritto di seguito chi lo paga? Allora non è più alla pari. Allora devo scambiare qualcosa con te e perderci dei soldi. È evidente. Se Serena dice a Diego, sono due privati, ci scambiamo due cartelline piuttosto che due quadri, sono due privati, eh, sono, non sono soggetti ad alcuna tassazione, perché non è il loro mestiere, vendono una cosa, come sarà capitato anche a te una volta di vendere su eBay, no? Non è che hai delle tasse. È chiaro che... Perché vendi una cosa una volta, due volte, cinque volte. Se ti metti a vendere 30 quadri al mese, un po' mercante lo sei, è inutile nascondersi dietro a un dito e quindi devi avere un, un altro regime fiscale. Noi siamo un'azienda, abbiamo ovviamente un regime fiscale, ci sono delle regole fiscali che vanno rispettate. Quindi non puoi chiamare eh, pensando di parlare con un privato e dire ci scambiamo due cose, ti do la figurina di Maradona, tu mi dai la figurina di Pelessia, no, <ride> perché c'è una fiscalità, c'è no? l'IVA da pagare. Il diritto di seguito che qualcuno di voi chiede, che cos'è il diritto di seguito? È il 4% su ogni quadro che viene venduto, già incluso, tu non te ne accorgi quando compri, ma tu quando compri eh, hai all'interno del prezzo finale l'IVA e il diritto di seguito. Il diritto di seguito è il 4% che va vale alla SIAE, ok? L'IVA e l'IVA lo sai e poi ovviamente... Eh, Sapete tutta l'altra sfilza di tasse che esistono. Quindi non puoi. Capisco che magari ingenuamente una persona chiami e chieda: fai lo scambio alla pari? Ma anche se ti dovessi dire di sì, eh, però c'è un tot che va pagato allo Stato: non gliene frega niente che noi ci scambiamo due quadri, quello i soldi li vuole. <ride> alla SIAE non gliene frega niente eh, che io, eh, esempio, per il Perilli prendo il Raciti. La SIAE il 4% per il Rashidi lo vuole e lo Stato il 22% di IVA per questo quadro lo vuole, non è che vuole il 22% del Rashidi che mi dà in cambio, <ride> che lo ritagli. Vuole i soldi, quindi non potrà mai essere un cambio alla pari. Eh, noi siamo un'azienda, siamo dei professionisti, chiaro? Se lo fate fra privati, si può fare senza problemi, chiaro? Parete degli Achille, Achille pace. Achille Perilli e Achille Pace al numero diciannove. Poi c'è un attimo centralino, Certo. Mi avvicino al centralino per consulenza Diego Macera, nel frattempo l'Achille Pace, noi lo proponiamo a 3200 euro, voi fate la contraofferta che più ritenete opportuna, ma guardate che cos'è con i suoi fili. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Eh, hai capito Raffa come campo? Eh. Il Perilli, il Pace, uh, due opere pazzesche, il prezzo lo fate voi e poi Sua Maestà. Hans Artung. Guarda che cos'è. Guarda che cos'è. Guarda che Artung. Allora, li avete visti tutti? Facciamo, certo, a beneficio di chi, Diego? Chi è che lo chiede? Voglio il nome. Okay. Giuseppe. A beneficio di Giuseppe assolutamente sì. Quali? Willow o, o gli altri? Ok, allora eh, fai il solito giro: 20, 18, 19 e poi ricominci con i pistoletto fino ad arrivare a Vespignani. Dopodiché ritorniamo su Willow. Amici, le opere che state per vedere adesso sono a, diciamo, offerta libera? Nei limiti della decenza? nei limiti della licenza noi al telefono vi proponiamo un prezzo eh, voi fate la vostra controproposta ecco la cosa giusta è dire è aperta una trattativa, la palissiana fate la vostra controproposta su queste opere che state per vedere scegliete quale, chiamate chiedete il prezzo, fate la vostra controproposta e portatele a casa via, vediamole Diego, vuoi cantare all'Italia Intera il nostro nuovo jingle? Lo sto registrando, eh, lo sto <ride> preparando. Tra poco andrà, andrà in onda. Di base, la rima è che le nostre dirette andranno sul 137, giusto? Amici, mi raccomando, eh, il 129, glorioso 129, che devo dire ci ha dato soddisfazioni enormi. Però non ci basta più. E non potendo prendere eh, tutto lo spazio che ci serviva, perché ci sono degli illustri colleghi eh, che convivono con noi nello stesso canale, ci spostiamo, ci spostiamo sul canale 137. E sul canale 137 del digitale terrestre, amici, eh, avremo un palinsesto che non finisce mai. Diego! Quante dirette alla settimana facciamo adesso? Cioè, sul 129, quante dirette ci sono, sono state? Sono tre dirette, tre dirette settimanali più, diciamo, le repliche. Quindi, sono... diciamo, eh. Eh, il martedì, pomeriggio, martedì, pomeriggio, sabato, pomeriggio, 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 domenica mattina. Domenica mattina, giusto? Sì. Ognuna di queste tre trasmissioni ha una replica, fondamentalmente, sì. sul 129. Adesso, sul 137, andiamo in onda, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni. Uh, dalle 17 alle 24 e 30 dalle 17 alle 24 e 30, il sabato dalle 14 alle 24 e 30 la domenica addirittura dalle 10 alle 24 e 30 ok uh, quindi moltiplicheremo le nostre presenze a tal proposito appello cerchiamo un presentatore meglio due vuoi diventare, vuoi essere il prossimo presentatore di Arte Investimenti insieme a me, a Francesco Boni, eh, mandaci una, non mandarci una, un curriculum, o se vuoi mandalo in allegato a un video, così tastiamo subito la tua presenza scenica, mandaci un video breve, eh, due minuti, un minuto, in cui ti autopresenti, non mandarmi un pappardellone di un'ora, ok? Eh, un minuto in cui tu ti presenti così vediamo eh, come, eh, eh, come ti approcci alla telecamera. Okay? Vuoi diventare un presentatore di arte investimenti? Lo stiamo cercando, disperatamente anche. Okay? Eh, quindi proponetevi, proponetevi, scrivete a info-arteinvestimenti.it Info chiocciola arteinvestimenti.it. Se non vi ricordate eh, l'indirizzo, chiamate al centralino, andate sul nostro sito arteinvestimenti.it li trovate tutti i contatti. Eh, cerchiamo nuovi presentatori, perché eh, la nostra avventura sul canale 137 con molte più ore, con molte più dirette. Eh, noi siamo solo due, eh, tre con Elisa eh, Beato, ma Elisa si occupa non di arte contemporanea, noi cerchiamo un presentatore di arte contemporanea o una presentatrice di arte contemporanea. Elisa Beato, sapete, eh, si occupa della gioielleria per eh, arte e investimenti e noi invece abbiamo bisogno di un terzo presentatore di arte contemporanea, scrivete a info-arteinvestimenti.it, chiamateci, mandateci un piccolo video e quella sarà la vostra presentazione eh, e da lì decideremo eh, poi <ride> eh, se avrete le giuste qualità o meno. Amici, eh, manca alla fine quanto? Eh? Quarto d'ora? Ci riguardiamo insieme le opere di Willow. Riguardiamo insieme le opere di Willow, amici. Uh, ve lo dico, ve lo ripeto, posso fare adesso un sunto a fine trasmissione. Come si compra l'artista vincente? L'artista vincente lo dovete scegliere in base a tre parametri. E attenzione! Diego, okay. quando fai le scommesse, si può fare la scommessa su tre partite? Sì, certo. E se di quelle tre partite, di due azzecchi il risultato e di una no, perdi. Ma in generale perdi. La puoi fare con errore, costa di più. Ma non... sì. In generale perdi. Quante volte ci senti dire, Ah, cavolo, ho assegnato l'offenheim, ho perso la bolletta. Eh. eh, non è che ne hai due... Te ne manca una terza e funziona no per eh, investire in opere d'arte tre macro categorie, poi ci sono figurati, eh, abbiamo fatto una trasmissione apposta di 10 puntate con Fulvio Pellegrini, eh, andatela a vedere sul nostro sito web eh, dove vi spieghiamo nel dettaglio tutte le varie discriminanti, ma tre pilastri li dovete tenere sempre a mente, uno l'artista sul quale sto per puntare è un artista che ha un minimo di curriculum a livello istituzionale, è mai entrato in un museo e non da visitatore. Due, a livello critico. Ha dei nomi importanti che lo seguono? O è totalmente allo sbaraglio? 3. A livello di mercato. C'è una galleria, un'organizzazione di gallerie, un mecenate, una multinazionale, più multinazionale che si occupano di lui? Se questi tre requisiti ci sono, il tuo artista è vincente. Se tu mi dici, uh, oh, c'è questo mecenate che sta investendo su Pinco Pallino, ma Pinco Pallino... Appena eh, lo portano in un museo, svengono e si sentono male o si offendono perché dicono ma cosa ci porta, evidentemente con tutti i soldi che ci puoi buttare dentro a livello di pubblicità non ce la fai. Se invece l'artista è molto bravo e ha un grande favore critico, ma non c'è un gallerista che ci sappia lavorare dietro, o un'organizzazione, bla 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 bla. Non ce la fa, non ce la fa. Chiaro? Quindi questi sono i tre pilastri fondamentali. Che poi i primi due sono evidentemente strettamente legati fra di loro. Perché, eh, perché i grandi critici portano i grandi musei, oppure i grandi musei cercano il supporto del grande critico. No? Un direttore di museo dice: Uff, cavolo, mi piace quest'artista. Lo voglio proporre nel mio museo? Critico di fama nazionale e internazionale? Che ne pensi? Faccio bene? Appoggi la mia scelta? Perché se no non lo faccio. No? Abbiamo un'altra proposta indecentissima. Dica. Allora. <ride> Grazie. Vedi, arrivano le vostre offerte per l'altra situazione, quella dedicata alle vostre proposte. E noi diciamo no, grazie. E <ride> eh dai. Eh. eh no, dai, già è un quadro. Scusa, vieni, vieni, vieni Serena. È un quadro di un 1,85 m per 130 di Enrico Manera. Eh, Diego. 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 È proposto a 3500 euro, a 35, ok? È proposto a 3,5, al centralino ti sentirai dire 3500 euro. Fai una controproposta, però cioè a alla cifra che mi avete offerto adesso. No, grazie, ma sinceramente ma me lo tengo tutta la vita, anche perché tra parentesi, adesso non so dove abiti il nostro amico, ma Puta caso abitasse per esempio in Sicilia, eh, quindi il mio conterraneo, eh, quello che mi ha offerto non mi basta neanche per spedirtelo. <ride> quindi eh, figurati ok, lo teniamo volentieri volentieri, dai già chiediamo 3.500 ti diciamo pure, fai una controproposta però eh, dai eh, se no la prossima volta ti scriviamo te lo regalo ma eh, <ride> è la stessa cosa, non c'è scritto te lo regalo c'è scritto fai una controproposta ok venite, venite da Willow eh, eccoci qua rivediamo per l'ultima volta queste opere eh, artista eh, che vanta sebbene abbia solamente 37 anni eh, la mostra della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e la mostra della Triennale di Milano insieme a Michelangelo Pistoletto pensate voi pensate voi al volo certamente sì, scusate, eh, le opere di Pistoletto, ma ben volentieri, ben volentieri, al volo assolutamente sì, due frattali, certamente, certamente. Eccoli qua! Solerte Raffaela che immediatamente uh, mette la scritta. Uh, due fratali, quello 54 x 74. Ok, vedete riflesso il willow accanto, e poi lo vediamo un attimo. Ecco, scusa, lo vedi già in immagine intera, non lo vedevo, okay. E poi quello più grande blu, quello più grande in blu. Eh, pensate che addirittura 140 cm. È enorme. 60 centimetri per 140 addirittura eh, per il eh, più piccolino chiediamo 2000 euro, per questo chiediamo 3.500, chiamaci, eh, è inutile che chiedi il prezzo, te l'ho appena detto io, ma tu fai una controproposta. Tu fai una controproposta, e se siamo nei limiti della decenza, la tua controproposta assolutamente eh, verrà accettata. Ok? 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 Via. Uh, poi le opere di Willow qui nessuna promozione nessuno sconto uh, perché uh, parliamo di 1200 uh, 1500, 1550 uh, vuoi l'opera grande 2800 euro prego e guarda che opera e guarda che razza di opera e guarda che razza di opera Eh! <ride> guarda qua tutti tutti Serena è riuscita a scorgere il personaggio canterino in alto, l'unico in questa moltitudine, vero? È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, è allegro, eh, colorato, divertente, una dimostrazione di sapienza nella pittura, nell'uso degli smalti, il sapere usare la tela e i telai contemporaneamente, la scelta di un telaio ampio. Eh, vedete che l'opera, tra l'altro, è dipinta anche ai lati, quindi chi mette una cornice eh, su quest'opera è veramente, veramente opera un delitto un delitto eh, la vedi un po' di svieco perché questa è un'opera piena anche nei suoi bordi eh, piena anche nei suoi lati eh, è uno spettacolo tutti è uno spettacolo tutti veramente uno spettacolo Diego si è richiesto al centralino da Federica si sì, sembra quello della cassa del supermercato Diego alla cassa 12 E questa è una delle opere principi e viene 2800 euro. Vuoi l'opera da museo? Uh, Raffa, fai vedere l'opera da museo di Willow, la numero 11, 150x150 gigantesca. Uh, vuoi l'opera da museo? Costa qualche cosina in più, ma qua siamo proprio ai livelli massimi. <ride> Però giustamente tu mi, magari mi stai dicendo, eh Gabriele costa così poco, perdonami, eh, date le belle parole, eh, dato le grandi aspettative che ci sono su questo magnifico artista, io perdonami per 4200 euro prendo il grande capolavoro da museo, lo capisco perfettamente fai stra bene. Anzi, ti dico, ai 4200 euro aggiungi 2008 e fai l'accoppiata eh, con eh, il numero 12, ma assolutamente, ma assolutamente a questi prezzi, a questi prezzi, ma che scherzo. Siamo uh, a questi prezzi a 6.000 euro li prendi tutti e due, a 6.000 euro li prendi tutti e due. Figurati te, figurati te, uno più bello dell'altro. Ve lo ripeto, amici, a 6.000 euro li prendete tutti e due, il 150, 150 e il 100, 100. Non perdete occasioni del genere, non le perdete. Non le perdete. Dopodiché Certo, al volo vediamo le altre opere, allora, la numero 13, andiamola a vedere, la numero 13 più che volentieri, che dobbiamo terminare e chiudere assolutamente una fettina, è un 80x30, spettacolo, spettacolo, spettacolo. Bella, 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 bella. Poi al numero 14 i balloons 80x80. 80. Scusate, dobbiamo fare in fretta perché abbiamo finito la trasmissione. Al numero 15 CRIC 40x40 1200 euro. Andiamo a vedere CRIC e eh, dobbiamo fare in fretta, scusate perché finisce la trasmissione. E subito dopo un piccolo diverbio. Eh, lo so, al volo. Vi faccio codere, vi faccio codere, eh, ma vedetele a casa le opere senza impegno. Vedetele a casa senza impegno. Piccolo diverbio è la mia preferita in assoluto. È meravigliosa! È meravigliosa! Meravigliosa! E infine, la numero 17, il vuoto. Il 100%, il secondo 100% presente sulla scaletta eh, di oggi, eh, la richiesta è di 2.800 euro. 2.800 euro solamente eh, per l'opera al numero 17. Amici. Un'opera di Schifano, non abbiamo il tempo per farla vedere in diretta, però... Qui. In Quale? Per eh, sì, 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 scendere, sì, sì. Diego, la richiesta, scusa se me lo prepari, era per quella splendida opera di Franco Fontana e Mario Schifano, fatta in coppia. Eh, ok, eh, però eh, la faremo vedere al nostro amico, magari via WhatsApp, via email, perché eh, eh, non riusciamo, la trasmissione eh, è agli sgoccioli. Eh, ok, allora, amici, eh, vi ricordo: Raffa, dobbiamo chiudere? C'ho un minutino per eh, ricordare i nuovi orari? Benissimo. Dal 15 di gennaio basta canale 129 per il Digitale Terrestre sia il canale 137. Saremo presenti molto di più dalle 17 alle 24:30 e, e il weekend molte più ore ancora. Figuratevi. Eh, se, attenzione, se vedete il 129. Non potete non vedere il 137 perché fanno parte della stessa famiglia, se vedete uno non potete non vedere l'altro, state sereni e tranquilli, 137, le dirette sul 137, ok? Se ci guardate dall'868 di Sky, non c'è problema, state sereni, eh, quello c'è, rimane sempre 24 ore su 24. Eh, grazie eh, a Raffaela che mi ha accompagnato durante questa trasmissione, grazie anche a Serena alla eh, telecamera, grazie al direttore Diego e grazie eh, a Marica, Clea e Federica. Eccoci, grazie a te Gabriele, grazie a voi tutti di averci seguito. Oh, okay, che brava! Hai visto che conclusione lineare. Eh, però la stai rovinando così. <ride> ecco, eh, grazie soprattutto a tutti voi. Grazie e buone feste a tutti. Alla prossima.